stiamo bene. Buongiorno, ben ritrovata da Racchettina. Che vi devo dire, quando la politica smette di fare politica non è mai una buona cosa e soprattutto, ricordatelo, non è mai una buona notizia per i cittadini. L'ultima vicenda riguarda la bocciatura ieri del referendum sul fine vita da parte della Consulta. Ora la palla naturalmente passa al Parlamento, ma possiamo scommetterci, il Parlamento si guarderà molto bene dall'affrontare un tema così delicato e divisivo come suol dirsi. Alzando però un po' lo sguardo, ci accorgiamo che la politica ha proprio smesso di giocare la partita da un bel po' di tempo. Cioè, ha ceduto per la seconda volta in pochi anni lo scranno di Palazzo Chigi a un tecnico, su cui magari poi scaricare le eventuali colpe. E in più, come abbiamo visto, il Parlamento è totalmente paralizzato e sembra non toccare palla. Le decisioni, l'ultima per esempio sulle concessioni balneari che appunto è stata presa ieri, vengono prese dal governo che interviene o in Consiglio dei Ministri o per decreto, quindi il Parlamento non ci mette bocca. Però un minuto dopo, proprio i partiti che avevano scelto di stare in tribuna affidando appunto il timone a Draghi cominciano a salire sulle barricate promettendo roboanti modifiche in Parlamento. Bah, a che gioco staranno giocando ancora non l'abbiamo capito bene, perché è una tattica già vista in molte occasioni, certamente uno smarcamento furbo, ma credo che sia anche uno smarcamento un po' miope che si chiama mediamente campagna elettorale. Però questa volta i partiti più a caccia che di consensi sembrano terrorizzati dal perdere i pochi voti che hanno. Questa è la cosa un po' triste. Intanto Mario Draghi li ha avvisati che dopo il 2023 lui il lavoro se lo trova da solo, non ha bisogno di niente. E loro, la loro parte invece, la stanno facendo? Vediamo di capirlo. Sigla. Russia targets Americans in Ukraine. We will respond forcefully. To be clear. È una minaccia grave alla pace in Europa. Конечно нет. Spero che i venti di guerra si allontanino. Non ci può essere un caso su belli. Per me c'è un problema di posizionamento. Ma non è una posizione nuova. Con chi stai, no? Gli italiani non intendo perdere neanche 30 secondi in polemica. Non mettiamo in discussione una misura che ha fatto crescere. Sono un tifoso del bonus in edilizia. Credo che bisogna avere più coraggio. Il Parlamento è 30 anni che non riesce a provare una riforma della giustizia degna di questo nome. Rinvio, rinvio, rinvio. Il referendum è sempre una buona notizia, non solo quelli sulla giustizia. Un referendum imbroglio. Non è una buona pagina per la democrazia nel nostro paese. Per tutta l'Italia pro-life è una serata di festa. Penso che la vita sia un diritto e non un obbligo. We do not stand for freedom. We'll surely pay a steeper price tomorrow. Allora, eccoci qua, insomma partiamo da questa riflessione un po' amara. Tra l'altro devo dire, vedo già pronto Marco da Milano. Caro Marco, come l'avevi definito tu il disgelo, il referendum su eutanasia e cannabis sono un'occasione in cui la società riprende la sua voce? No. Ciao, benvenuto. Adesso vediamo sulla... Buongiorno intanto, buongiorno a tutti e buongiorno Mirta. Intanto vediamo che succederà sull'altro referendum civile, quello sulla cannabis. Certo, la decisione di ieri della Corte Costituzionale è una nuova gelata. Perché, lo dicevi molto bene tu all'inizio, abbiamo l'impressione che la democrazia rappresentativa, quella che si esprime nel Parlamento, non goda di buona salute, per usare un eufemismo, il Parlamento bloccato, i decreti, le fiduce, il governo tecnico, i cittadini che hanno votato nel 2018 per dei partiti che avevano presentato dei programmi alternativi e che si sono ritrovati a turno a governare insieme. La democrazia diretta che si esprime con l'istituto del referendum, articolo 75 della Costituzione, 1970 c'è stata la legge attuativa. Come no? E tra l'altro, che diciamo la verità, storicamente che gli italiani ha si sono cambiato alcuni pezzi a votare. Società cruciale, certo. In questo paese, cioè tutti noi sappiamo, certamente, che alcune delle cose più importanti, certamente, che oggi possiamo fare sono legate a quelle, dal divorzio all'aborto, per capirci.
Voglio dire una cosa sull'aborto che si lega a quanto è successo ieri. La legge sull'aborto, la 194, approvata nel 1978, tra l'altro in un momento drammatico, mentre era in corso il sequestro di Aldo Moro, quindi i 55 giorni più tragici della storia repubblicana, il Parlamento riuscì a fare quella legge che tutt'oggi regola l'aborto ed è considerata una legge importante e molto ben fatta da tanti Come cittadini. No? Ma fu fatta su stimolo di un referendum, tra i promotori c'era anche l'Espresso, era nel comitato promotore proprio come testata, vero, con il suo direttore all'epoca Livio Zanetti, con il Partito Radicale, con i movimenti femministi. Senza lo stimolo di quel referendum non ci sarebbe stata la legge sull'aborto. Oggi abbiamo invece un quesito che viene dichiarato inammissibile perché si dice, la Corte Costituzionale ha detto, si creerebbe un vuoto legislativo che penalizzerebbe i più deboli. Poi c'è una legge in Parlamento sul suicidio assistito che non è la stessa cosa chiesta dai promotori del referendum, che però arranca, adesso vediamo cosa succederà nei prossimi giorni, ma sta in Parlamento già da molto tempo. La sensazione complessiva, e allora siamo alla paralisi, non abbiamo né il referendum né la legge. La sensazione complessiva è che il Parlamento faccia una gran fatica e che appunto anche questi referendum, perché per esempio Salvini ieri mi ha detto sostanzialmente la stessa cosa in un collegamento, come mi ha detto, perché abbiamo fatto la giustizia, perché pensiamo alla riforma della giustizia in Parlamento si farà sempre fatica a farla fino in fondo, invece il referendum possono, per dire, insomma, questa idea del referendum stimolo è un'idea che circola. Detto questo, purtroppo è un momento in cui la politica segna il passo. Detto, a proposito di giustizia, peraltro, oggi Pietro Senaldi, che vedo già collegato con noi e ringrazio, scrive un pezzo... Buongiorno. Abbastanza indignato perché parlando appunto di questa bocciatura della Consulta dice ai cittadini viene vietato di colmare le lacune della politica, un po' quello che stiamo dicendo, e in più sei già, da quello che ho capito, molto pessimista sui referendum sulla giustizia, cioè ti fai un passo in avanti, o no Pietro? Dici che è difficile arrivare al quorum secondo te su quelli? Ma allora è evidente. No, io non lo sento. Il Parlamento se ne frega. Ci facessero fare il referendum, anche tanto ormai i referendum sono delle indicazioni, perché più volte si sa che gli italiani votano e poi tanto il Parlamento non è che fa quello che dicono gli italiani, però almeno diciamo così avremo la soddisfazione di dire cosa ne pensiamo. Per quanto riguarda il discorso della giustizia, sono legati in quanto sarebbero dovuti tenersi lo stesso giorno, no? E quindi chiaramente se uno aumenta gli argomenti aumenta gli italiani interessati e quindi il quorum. Siccome tutti i recenti referendum, tranne quello di Renzi, sono stati falliti perché è mancato il quorum, allora è evidente che tu non bocci il referendum sulla giustizia, che si aprirebbe un dramma politico e poi francamente screditati come sono i magistrati sarebbe inspiegabile di fronte all'opinione pubblica, ma se depotenzi i referendum, li rendi meno attrattivi, punti sul fatto che alla fine la maggioranza degli italiani, cioè, non ci va. Rischiano di essere un po' alti, un po' tecnici, quindi le persone dicono: ma che devo andare a votare per delle cose che non ho capito manco bene fino in fondo cosa sono, e questo è un po' il rischio. Allora, scusatemi, devo dare il benvenuto, vedo che è già arrivato Andrea Del Mastro, deputato dei Fratelli d'Italia, lo ringrazio di essere con noi, vedo Luciano Nobili, deputato Buongiorno. Di Italia Viva, credo che stia arrivando anche Alessandra Ghisleri, ma prima però vi faccio vedere una cosa, perché appunto ieri era una giornata importante, vi ricordate ieri mattina, grandi dichiarazioni su balneari in trincea, molti che dicevano invece ma di che stiamo parlando quando questi qui pagano. Abbiamo visto ieri una spiaggia meravigliosa, Cala di Volpe, il top del mare italiano, 800 euro l'anno, caro il mio da Milano, peccato che il lettino e l'ombrellone costa 80 euro, quindi una decina dei clienti è bello che ha pagato il canone, pensa che meraviglia. Io infatti ho pensato che cambio mestiere, voglio fare la balneare. Nel frattempo ve la faccio vedere questo consiglio dei ministri un po', insomma, che alla fine porta a casa un risultato un pochino distanziato nel tempo, come spesso sta accadendo di questi tempi. Guardate. Io penso che però sia giunto il tempo di bandire delle gare. Il demanio pubblico, solo pubblico, in questo caso una spiaggia, non può essere tenuta perennemente da una piccola impresa familiare.
il tema delle concessioni balneari entra in Consiglio dei Ministri. Il premier Draghi tira dritto. Dal 2024 gli stabilimenti balneari saranno messi a gara. I ministri votano all'unanimità, ma la Lega già punta a modificare il testo del decreto. La posizione della Lega è chiara. Noi vogliamo preservare gli stabilimenti balneari. Non possiamo permettere che le nostre spiagge vadano in mano a investitori stranieri. Oltre a Palazzo Chigi c'è un altro terreno di scontro politico, la Consulta, che si sta esprimendo sull'ammissibilità dei referendum su giustizia, cannabis e eutanasia. Quest'ultimo bocciato in serata. Penso che scambiare per tutela della vita l'imposizione di una sofferenza sia un malinteso che difficilmente si può trovare nella Costituzione. Di fronte alla Corte Costituzionale per tutta la giornata sfilano i promotori dei quesiti referendari. In testa Matteo Salvini, della Lega infatti il referendum sulla giustizia. La Consulta si esprimerà proprio mentre la Camera discute la riforma del CSM. Per il PD è un cortocircuito che rischia di far saltare tutto. Si tratta di ambiti differenti per larga parte e come che sia credo che il referendum possa essere un grosso stimolo alla decisione parlamentare. Io non ho firmato i referendum sulla giustizia perché credo che la riforma la debba fare il Parlamento. Anche i 5 Stelle non guardano con favore ai referendum leghisti. I quesiti abrogativi rischiano di generare vuoti normativi, dicono dal Movimento. Chi ha paura del voto popolare ha qualche cosa che non quadra nel rapporto con la democrazia. Allora, eccoci qua, veniamo un secondo al tema balneari, però, che ci sta a cuore, perché è uno di quei cambiamenti di cui l'Italia ha bisogno o no, e questa è un po' la domanda che ci facciamo. Lo dico a Del Mastro, da un certo punto di vista, insomma, secondo me, alcuni canoni francamente gridano vendetta, proprio gridano vendetta. D'altra parte, poi, io ieri ho parlato con un balneare di Fregene che ci diceva, io sono qui da 60 anni, ho fatto investimenti pazzeschi, se poi qui arriva una grande multinazionale straniera e si pappa tutto, insomma, di che stiamo parlando? E io capisco anche quell'argomento, ovviamente, però certo, insomma, una regolata a sto settore andrebbe data. Le leggo due cifre, Del Mastro, perché oggi Alessandro De Nicola ha fatto i conti sulla stampa, sono molto interessanti. Il giro d'affari del settore è stato valutato dai giudici di Palazzo Spada intorno a 15 miliardi di euro, tanta roba, mentre lo Stato ricava poco più di 100 milioni da quasi 27 mila concessioni. Nessun settore che si basa su un bene immobile ha un rapporto così sbilanciato tra costo dell'immobile e ricavi. Onestamente è vero. Io ricordo sempre che questi soldini che non incassiamo sono quelli che poi... Chi paga le tasse, e siamo un bel po', li paga, non è che poi, cioè, questi soldi qua non sono soldi così, che cioè, chi se ne frega non sono soldi miei, no, no, sono soldi nostri, signori belli. Del Mastro, prego. Ma il rapporto fra quanto incassano dalle concessioni balneari e quanto incassa lo Stato è evidentemente sbilanciato, ma è altrettanto sbilanciata la risposta di mettere a gara, aprendo anche a investitori stranieri, le nostre coste che sono state sapientemente cesellate dai concessionari, con i quali bisogna fare al massimo un nuovo patto per il futuro. Noi siamo per la tutela di quelle 30.000 imprese che oggi gestiscono le nostre coste, che hanno contribuito a portarle a quella bellezza di cui si parla, e io ribalto quello che ho sentito dire da Toninelli. Per fortuna vi sono imprese familiari che mantengono le nostre coste, investono sulle nostre coste e fanno impresa sulle nostre coste, rispetto alle quali noi dobbiamo fermare investimenti. Scusi, però le faccio un'altra obiezione. Lei dice, io non voglio lo straniero, casomai la grande multinazionale, il grande gruppo, che ne so, il Marriott, che arriva qui, si compra tutto e noi rimaniamo con un palmo di naso. E stravolge la fisionomia della nostra tipologia di turismo. Esatto. Allora, però, dopo di
Dopodiché, se uno dice dobbiamo fare un nuovo patto con i concessionari, ci mancherebbe, in quel dato che lei ha citato, che è evidente, mi piacerebbe però poi ci fosse anche il dato di quali e quanti siano stati gli investimenti. Ecco, no, però e scusi, quando siano stati fatti, un'altra cosa, perché se io un anno prima... Vediamo da mezzo gli stranieri, no, io sono un giovane ragazzo che vorrebbe poter avere accesso a una gara perché vorrei fare il balneare, ho delle idee nuove per fare delle spiagge più fighe, più attrezzate, non entrerò mai se ognuno si tiene 60 anni la sua concessione come spesso accade. Bene, intanto leviamo di mezzo gli stranieri, poi valutiamo quando e quali investimenti siano stati fatti per fare un nuovo patto o con i concessionari o permettere con criteri completamente diversi da quelli attuali eventualmente a gara. Però intanto leviamo di mezzo gli stranieri, per esempio. Non è così. Nobili, soprattutto voi che vorreste non vi è alcun calcolo sugli investimenti fatti. Delle spiagge tipo Miami, quei grandi gruppi, intanto... che ci avete in testa? Che anche Bonaccini, gli dico la verità, che voi amate molto, anche voi Italia Viva, oggi dice guardate che noi abbiamo i nostri balneari che danno 50.000 posti di lavoro, ma di che stiamo parlando? Per dirle, no? Allora, la politica deve dimostrare serietà e la serietà non si dimostra privatizzando di fatto dei beni pubblici, perché le concessioni prorogate senza gara per 10 o 20 anni, l'ultima proroga l'ha fatta il governo Conte, è stata poi bocciata, fino al 2033, significa semplicemente privatizzare dei beni pubblici e questo non è possibile, soprattutto visto lo spread fra quanto quei beni fruttano e quanto invece arriva allo Stato, cioè a tutti noi, cioè ai cittadini italiani, a proposito di italiani. Bene, ci vuole equilibrio, non si può dire Bolkestein subito, applicazione immediata, non si può neanche dire proroghe decennali. Noi dobbiamo chiarirci, il governo Draghi ha fatto una scelta molto giusta e molto equilibrata. Noi abbiamo prima di tutto un lavoro di censimento da fare, perché le situazioni dei balneari sono completamente disomogenee. Bravo, non sono tutti uguali. Da regione a regione, cioè, chi paga 40.000 euro per una spiaggia e chi ne paga 1.000? Hai ragione, è vero questo. Ci sono realtà veramente a conduzione familiare che vanno tutelate, realtà che hanno fatto investimenti che vanno tutelati e poi ci sono realtà invece che hanno già 100-150 dipendenti che sono già delle multinazionali di fatto e che stanno sulle nostre spiagge. Quindi censimento e poi gare per permettere a giovani di entrare nel mercato e per permettere alle famiglie che hanno titolo di continuare con un titolo nuovo quell'avventura. Secondo punto, e mi taccio, che invece riguarda tutti ed è omogeneo, è il tema dei canoni. Gara o non gara, familiari o multinazionali, non puoi pagare i canoni sono uno scandalo. Sono d'accordo. Sono uno scandalo. Però quello è facile. Pensi che una ieri... sacca di privilegio... Me le dico una cosa, scusi Nobili, così lei fa una piccola indagine perché lei fa politica a Roma. Ieri ho collegato un signore molto famoso da queste parti che si chiama Il Mastino, che ha un bellissimo posto sulla spiaggia a Fregene dove tutti quelli che stanno a Roma vanno perché insomma quando c'è un po' di sole è un posto magnifico. Cosa mi dice Il Mastino? Interessantissimo. Lui sarebbe pagato 38.000 euro, uno di quelli che ha una concessione più che decente, insomma, paga un vero canone, diciamo. Però l'anno scorso hanno detto che ci dovevano rivedere i prezzi e invece di alzarli l'hanno abbassato, paga 8.000 euro adesso, cioè è una roba strana, invece di alzare i prezzi li abbassiamo, c'è qualcosa che non quadra, secondo me. Non so se ha avuto a che fare col Covid, questo non lo so, in ogni caso questa situazione va affrontata con equilibrio. Bisogna aprire le porte alle gare, farle fare con raziocinio dopo un censimento che distingua. No. Allora, la Del Mastro dice di no. Che c'è di male a fare una cosa fatta così? No, ma vede, in tutto ciò dimentichiamo clamorosamente che non esiste, come ci racconta l'Europa, un mercato europeo delle spiagge. Mi sembra che vi sia un mercato Italia, Spagna, Grecia, Croazia. Non c'è un mercato europeo.
Quindi questo è il primo dato su cui dobbiamo confrontarci, perché chiunque dica facciamo una gara europea su beni che sono solo d'Italia, Spagna, Grecia, Croazia, beh, insomma, ci racconta che qualcuno può venire a investire in Italia, non noi che possiamo andare a investire in Germania. Almeno io, francamente, sulle concessioni balneari in Germania ci punterei pochi euro, in effetti è un settore in cui noi abbiamo qualche chance in più, questo sono d'accordo con Del Mastro, francamente. Sì. Ecco, per in prima istanza, in seconda istanza, ma se io imprenditore sono stato prorogato fino al 2033 e ho fatto degli investimenti e nel 2024 mi metti a gara, io imprenditore ho ricevuto un danno o no da questo Stato? Mi chiedo. Allora, scusatemi. Noi dobbiamo tutelare prima di sentire Nobili, per le nostre cose fra le più attendibili al mondo. Devo chiedere un parere da Milano, che è uno scienziato della politica, perché devi sapere che ieri Salvini mi ha detto: no, ma tanto noi non siamo d'accordo su questo. Noi oggi fa pure un'agenzia in cui dice grande riunione importante con i rappresentanti delle imprese balneari, c'è molto lavoro, bisogna garantire gli investimenti, i sacrifici fatti. Draghi è arrivato a Gran Sasso e Draghi è arrivato a Gran Sasso. Aspetta un attimo, da Milano. Draghi è arrivato a Gran Sasso, vi dico dalla regia. Sì, è una, ho detto, una visita dello straordinario. Ah, si incontra con Giorgio Parisi oggi, Draghi a Gran Sasso. È andato in visita dai ricercatori. Eccolo qua. Parla? Parla o sta zitto, Draghi? Non si immagina che cos'è. Forse parla, ma non lo sentiamo. Saluta. Ciao, ciao. Come? Draghi fa come fa Draghi? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Va bene. Allora, da Milano. Torniamo a noi. Con le mani. Ecco, bravo, no? Mi piace Nobili che canta, vabbè. Ecco, fermiamoci qui. Ah sì, perché Nobili, scusa, devo darvi una piccola notizia importante, una piccola chicca, che il nostro Nobili ha anche fatto il dopo festival su Radio Leopolda, diciamolo. Grande successo, un epigono di Amadeus. Ne abbiamo parlato anche a Propaganda Live. Ah sì, ma come, bene, avete preso per il... avete preso in giro, stavo dicendo una cosa sbagliata. Abbiamo visto che c'era Muramarigati, non averlo sentito. No commenti da Milano. Allora, Marco, ti chiedevo, se Salvini dice da una parte, ma ieri il consigliere ministro trovano la quadra, sì. No, perché lui ha trovato la quadra, dall'altra invece stamattina fa un comunicato che ha visto i balneari e dice bisogna garantire i loro interessi, avanti uniti, l'impegno di chi vuole risolvere i problemi e non solo dire no a tutto e protestare paga. Ah, questo sarebbero i Fratelli d'Italia, quelli che vogliono dire no a tutto e protestare? Ogni riferimento è puramente casuale. E poi la Meloni dall'altra parte, parla, c'è un'agenzia, scusami, qui dice si potevano evitare gare, questa è una scelta politica. Allora io mi chiedo, si può essere così? Uno sta al governo e accetta le regole, l'altro dice no, non ci piacciono, e poi però in Parlamento si lavora insieme, centrodestra unito, per cambiare le regole. È stranina come situazione, o no? Sono io che sono un po' ingenua. È un caos assoluto, c'è la questione politica, tutta politica dell'unità del centrodestra, Meloni e Salvini, l'ha detto la Meloni, non lo dico io, non si sentono dalle elezioni del Presidente della Repubblica, quindi da 2 o 3 settimane che non si parlano. E su questa questione delle concessioni balneari ci sono 2 concezioni, una è quella che sta dicendo legittimamente il rappresentante di Fratelli d'Italia, che è una concezione protezionistica addirittura contro lo straniero, poi anche contro l'Europa come straniero, mentre noi in teoria mi sembra risulti che siamo dentro l'Unione Europea, quindi siamo partecipi di una costruzione in cui non siamo stranieri noi e non sono stranieri neppure gli altri. E poi un'idea di protezione, di difesa, di tutela, sono tutte parole che sono state dette e ripetute anche in questi interventi, negli interventi di questa mattina. L'altra idea è l'idea di sbloccare il paese, naturalmente non facendo pagare il prezzo né alle imprese, né ai lavoratori, né alle fasce deboli della popolazione. Questo
è una sensibilità che si deve avere, perché altrimenti prima Luciano Nobili parlava della privatizzazione, noi abbiamo visto privatizzazioni colossali nei 30 anni precedenti che si sono risolte o in monopoli di fatto, quindi non in privatizzazioni senza concorrenza e quindi senza la possibilità che nuovi soggetti entrassero nei vari mercati che di volta in volta venivano privatizzati, oppure in uno sfascio totale. Vedi all'Italia. Io non credo che la soluzione sia mantenere lo status quo, se dire non si tocca nulla, non è neanche naturalmente svendere le spiagge italiane al primo che passa. C'è un problema di apertura, c'è un problema di concorrenza, che in questo paese è una parolaccia, è una parola che non si vuole sentire né in campo economico né anche in campo politico. Infatti le leggi elettorali vengono fatte perché nessuno vinca le elezioni, quindi nessuno deve vincere, le gare non si fanno, se si fanno non le deve vincere nessuno, le elezioni non le deve vincere nessuno, la concorrenza Del Mastro è una parolaccia, ci punta, guardi, sta là zitto, ma ci punta le elezioni del Mastro e non deve perdere nessuno. Allora, adesso arriva Alessandra Ghisleri e ci spiega chi può puntare alle elezioni in questo momento, e temo che gli unici che ci puntino davvero sono quelli... Posso dire solo una cosa? Prego. No, che chi... Il punto è questo, chi racconta ai balneari che ci ascoltano, giustamente alle famiglie preoccupate che gestiscono da anni uno stabilimento e magari con quello costruiscono la sussistenza di una famiglia, che si possa andare avanti contro l'Europa, contro l'EGEM, con proroghe decennali senza mai affrontare il problema, li prende in giro. Invece una posizione responsabile è quella di dire costruiamo delle gare dopo un censimento serio che garantiscano tutele alle imprese familiari e a chi ha fatto investimenti, ma che aprano un mercato e che portino risorse a chi investe e allo Stato. Questa è una posizione seria. Io sono così poco convinto di quello che dici, che per rispondere complessivamente, ma pacatamente, sia a te che a Milano, io dico a proposito dell'Europa, gli investitori, come difendere il protezionismo. È vero, da Milano siamo protezionisti, nella stessa misura in cui lo è stato Macron rispetto a Fincantieri e STX. Il galletto francese, campione di europeismo, mi pare sia stato molto sovranista in quell'operazione, difendendo la propria industria, la propria impresa. Lo vogliamo fare anche noi. Non capisco però perché, se lo fa Macron rimane un campione dell'europeismo, se lo fa Fratelli d'Italia rispetto ai balneari saremmo tendenzialmente dei sovranisti economici che vedono l'Europa come uno straniero. Macron ha visto l'Italia come uno straniero e ha impedito una fusione Fincantieri STX, posso dirle del che Mastro? Quella sì avrebbe avuto un'importanza europea. Ma si tratta di shopping delle nostre coste. Scusatemi un attimo, che in molti paesi europei, la Francia in primis, in molti casi abbiano fatto loro interessi più che gli interessi europei, è vero, è sacrosantemente vero. Quello che credo io però è che non possiamo fermare il futuro, cioè io penso che non si può pensare che l'attività di balneare venga sempre fatta allo stesso modo, con gli stessi piccoli privilegi, cioè bisogna spiegare a questo settore che bisogna aprirsi al mercato. Aprirsi al mercato vuol dire seguire regole, pagare canoni, fare investimenti che vengono concordati prima, cioè non è che ognuno fa come gli pare, perché quella roba lì secondo me è una cosa che prima o poi viene spazzata via dalle cose che succedono e che cambiano. Questa è la mia sensazione, come è accaduto in tanti altri settori. Detto questo, scusatemi, devo arrivare dalla Ghisleri, perché devo un attimo capire da lei questo tema che ho posto all'inizio. Cara Alessandra, buongiorno e bentrovata. No, questa sensazione che abbiamo, grazie, che i cittadini non hanno dei rappresentanti che fanno il loro lavoro fino in fondo, perché il Parlamento onestamente è bello fermo. Dall'altra parte non hanno appunto accesso per esempio a uno strumento come il referendum su un tema come il fine vita, che è un tema che veramente riguarda proprio nel profondo le nostre coscienze, e quindi in qualche modo la reazione qual è? Secondo me non andare a votare, poi stringi, no? Ma intanto infatti proprio il condizionale sarebbe stato un voto che faceva parlare la gente. La politica viene criticata tanto con facilità, possiamo dire. Una volta si diceva piove governo ladro, oggi critichiamo i politici in generale perché abbiamo Draghi al governo e quindi diciamo c'è una posizione differente, è un tecnico.
Solo che effettivamente sono molto delusi, perché non solo non si sentono presi in considerazione, ma credono, e questa è la cosa più grave secondo me, l'italiano medio nel giudicare quello che fa il politico, da una parte ci mette sempre l'interesse del politico personale, e quindi è questo quello che fa peggio. Quando, ad esempio, stamattina sentivo un'intervista e c'era la senatrice Santanchè che parlava della spiaggia, e lei ne gestisce una insieme a Briatore lungo la costa, loro pagano credo 17.000 euro di canone, e avevano detto, e infatti lo stesso Briatore aveva detto addirittura che era uno scandalo che credo nel 2020 che si pagasse un canone di questo genere. Il tema è che poi le telefonate che sono arrivate a seguire erano, come dire, contro la senatrice, non erano a favore o contro una legge che può aprire, perché poi devono spiegare certo, i giovani. Diventa tutto e quindi un problema personale. Diventa uno scontro personale che non è antipolitica, ma è il desiderio della gente di vedere al centro il proprio pensiero. Perché cosa dicono? Non tutti i giovani possono partecipare a delle gare di questo tipo, perché in Francia, dove hanno fatto le gare, avete visto che ovviamente non si può. Quindi quello che diceva Nobili è un po' anche quello che dicono le persone su questi casi, cioè fare un censimento delle situazioni e riuscire ad allargare il mercato, perché che cosa accade? Noi siamo in una situazione di pandemia che non conosciamo ancora, nel senso sembra, incrociamo le dita, non lo dico, comunque sembra che stia andando in una direzione buona, ma la politica non si occupa del post-Covid. Cioè noi dovremmo già pianificare, ecco perché queste leggi diventano importanti, se si pianificano in una maniera attiva, cioè si coinvolge la popolazione e si va avanti. Ecco perché la gente poi diventa severa, diventa cattiva, giudica il politico in una maniera che è sbagliata, perché poi alla fine non sanno neanche quello che fanno e il lavoro è tanto. E quindi anche i voti, io lo vedo dai voti che ogni volta rileviamo. Adesso Fratelli d'Italia e il PD si contendono di settimana in settimana il primato nella lista, ma non sono pietre miliari, sono semplicemente esercizi. Perché? Perché ovviamente è ovvio che... Cioè sono umori, dici tu, non è appartenere... Infatti guarda, per esempio, nel sondaggio della 7 dell'altro giorno... Sì, anche noi non abbiamo, è sfuggissima, ma Fratelli d'Italia ha fatto un piccolo sorpasso, però dici tu, è tutta roba molto aleatoria, perché è umore. Perché al momento la gente poi giudicherà su tutti quelli che sono le prese di posizione esattamente fino ai 3 mesi, cioè ai 3 mesi prima delle elezioni. Quindi la partecipazione al referendum, la partecipazione, e ricordiamoci che comunque ci sono molti operatori, perché la Bolkestein coinvolge anche la parte dei mercati, quindi ci sono gli ambulanti, poi ci sono i tassisti, le licenze, poi ci sono, e noi non possiamo bloccare un paese e allo stesso tempo non possiamo andare sotto, cioè dobbiamo pianificare il nostro futuro. L'impianto digitale prevede anche l'impianto digitale delle spiagge, di tutto quello che è l'industria, perché ci sono spiagge dove paghi un canone medio di 2.500 euro e ci sono spiagge dove si sa che una stagione costa anche 30.000 euro. Allora, capite che è differente, perché è come abitare in centro di una città e nella periferia di una città. E questo la gente desidererebbe capire, perché non ci sono delle posizioni eque. E quando si dice eque, che il giusto sia a tanto corrisponde tanto. Quindi è proprio così. A me fa male vedere i giudizi negativi e severi sui politici, perché la gente spesso non conosce quello che, che il politico fa, perché si scotennano effettivamente spesso. Ecco, dottore, posso di scotennarsi, però invece noi, dato che questa è la settimana che si è aperta con San Valentino, non voglio dimenticarlo, l'insegna dell'amore si è aperta questa settimana, abbiamo fatto un giochino, il gioco delle coppie della politica. Guardate qua. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Se dovesse lasciarle un biglietto lì vicino al microfono, che cosa gli scriverebbe? Ma nel giorno di San Valentino non può che essere un dolce biglietto. Superiamo incomprensioni, uniti si vince. Chissà se Cupido avrà avuto successo e se, in una delle coppie più turbolente della politica, tornerà il sereno. Un rapporto in crisi da tempo, quello fra Matteo Salvini, impegnato anche a tenere a bada il suo ministro Giorgetti, e l'alleata Giorgia Meloni. Non è un tema di incomprensioni. Ho sentito Salvini dire: noi abbiamo scelto l'Italia, no? Che vuol dire scegliere l'Italia? E per un matrimonio in crisi ce n'è un altro, invece, che ha rinnovato le promesse. È quello tra il premier Draghi e il rieletto presidente Sergio Mattarella.
Improvviso come un nuovo flirt che nel gioco delle coppie politiche sta rubando la scena. Quello che fa battere il cuore, al centro ovviamente, di Matteo Renzi e Giovanni Toti. Ci incontriamo e ci sentiamo quotidianamente. Credo che abbiamo alcuni obiettivi in comune. Obiettivi per ora non palesati del tutto e forse anche per questo che suscitano scetticismo e perplessità degni di un amore contrastato. Ieri già Brugnaro ha detto che non c'è, Renzi forse, Toti, persone che non si ritrovano in nulla se non l'idea di fare dall'ago alla bilancia. Non ti sopporto più, davvero! E poi ci sono le coppie separate in casa, per Astra 5, ad Aspera molte di più. Alcune leadership hanno fallito, hanno alimentato tensioni. Ci siamo sentiti per telefono e mi ha detto che è assolutamente desideroso di dare un contributo, questo un passaggio difficile, noi. Però per quanto mi riguarda nessun problema. Pace fatta dunque? Non proprio. I rapporti rimangono tesi, tanto da richiedere l'intervento del padre fondatore. E usano un po' come condom per la protezione del movimento. Ma chissà, potrebbe essere tardi, soprattutto se spuntano all'orizzonte nuovi amori, politici si intende, o si riaccendono vecchie fiamme. Dai, un po' più avanti. Visto che abbiamo portato siamo arrivati, diciamo, fino alla parte un po' più hard col condom, caro Senaldi. Però, insomma, c'è dentro tutto questa politica italiana. Beh, diciamo che lui è una bellissima metafora, perché io credo che lui abbia sterilizzato completamente i 5 Stelle. E quindi, diciamo così, finché resta lì, non produrranno nulla di nuovo i grillini. Comunque, detto questo... Ma mi parli invece dell'amore un po' così litigarello, mi verrebbe da dire, tra Meloni e Salvini ultimamente, insomma. Che fanno i separati in io casa? Credo che la partita... O proprio lei è andata... Della... Cioè, lei proprio l'ha cacciato di casa per un po', ha detto, ah, poi torni. Beh, direi che se n'è andato lui, no? Dal se n'è andato lui, sei maschilista, sei. Sono sempre le donne che vi danno la possibilità di uscire di casa, Senaldi, non includete. Sì, se n'è andato Salvini, la linea della Meloni è molto chiara, però sta speculando, stando all'opposizione, e per ora la partita è molto facile per la Meloni, no? È l'unica all'opposizione, dice che tutto è sbagliato, molto è sbagliato, siccome al governo c'è un assembramento, per dirla con Di Battista, non riescono a concludere nulla, nessuno riesce a diciamo così, a staccarsi dall'ombra di Draghi, e quindi Salvini è sotto schiaffo e la Meloni lo prende a schiaffi, e questo gli provoca aumenti di consensi, però finché non governa, anche l'aumento di consenso all'opposizione, io non credo che arriverà a un boom come quello di 5 Stelle, perché comunque, diciamo così... Cioè, diciamo che l'idea è che qualcuno possa fare il botto e quindi cambiare le sorti, cioè le serve il centrodestra alla Meloni, non è che può pensare... Ma insomma, se la Meloni arriva anche al 30%, al 35%, con chi pensa di governare? Con la Lega, immagino. Noi, guardi, Senaldi, noi con il centrodestra, punto e basta... Sta domanda la deve fare a qualcun altro. Non con? Noi pensiamo di governare con il centrodestra. Ah, centrodestra. Quindi con la Lega. Facilissima. Con la Lega e nell'interesse Forza Italia. Del, sì, non con il PD e non con il 5 Stelle. E chiederemo altrettanto, in quel giochino delle coppie, in quel giochino delle coppie, se mi faceva sorridere quella dei 5 Stelle, perché lì siamo al maltrattamento in famiglia fra Di Maio e Conte, invece nel centrodestra il giochino sembrava fra chi rivendica la monogamia come Giorgia Meloni, ricordando che la bigamia per ora è ancora un reato in Italia, se mi consente una battuta, nel giochino delle coppie, capisce? Non è male, Salvini come bigamo, la lanciamo questa da Milano, una bella idea, il bigamo Salvini. Altro che bigamo, direbbe. Il poliamore, pratica il poliamore, esatto, Salvini. Bravo. Beh, esattamente. Però io non vedo la Meloni così innamorata, esatto, di Salvini. Ma secondo me...
Secondo me la sua non è una scenata di gelosia, è un calcolo quello della Meloni. Insomma, pensa che deve restare con lui per interesse, ma insomma, dire che il suo cuore batta per Salvini è un eccesso. Ha ragione Zenardi, del Mastro. Noi siamo perdutamente, irreversibilmente innamorati del centrodestra. Questa è la nostra colpa. E il centrodestra intanto si delinea escludendo un Movimento 5 Stelle e PD. Scusate, ma non abbiamo capito, però invece Renzi può stare in coppia solo con Totti. Centrodestra c'è? Non credo. No, ma una cosa sola, centrodestra che però non esiste più. Centrodestra che non esiste più, il centrodestra. E per questo ogni tanto Salvini dice stiamo uniti perché uniti si vince. Il centrodestra è solo un cartello elettorale. Prendiamo questa legislatura. In questa legislatura si è rotto subito, ma con Salvini che è andato a governare con i 5 Stelle. Poi, no, perdonami Del Mastro. Adesso parla Nobili. Perdonami Del Mastro. Poi, allora, il centrodestra si è presentato insieme alle elezioni. Un minuto dopo le elezioni Salvini è andato a governare con Conte e Di Maio. Subito dopo è caduto il governo Conte 2 e Forza Italia e la Lega sono in maggioranza con Draghi e Fratelli d'Italia all'opposizione. Alle amministrative, dove sono andati insieme, hanno preso una batosta senza precedenti. Per finire, l'unica partita che contava davvero in questa ultima parte di legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica, la possibilità per la prima volta di eleggere un Presidente della Repubblica proveniente dal centrodestra, che era diventato un motivo di riunificazione di quel centrodestra diviso, anche lì l'esplosione totale. Ha fatto un'analisi che ci sta, però devo ricordarle, poi sento da Milano, in questi 5 devo anni ricordarle che questo cartello elettorale poi quando si mette insieme riesce a prendere un sacco di voti, perché effettivamente insomma è strano che riescono a ricompattarsi, però lo fanno. Però è un cartello elettorale, però come dice lei è un cartello elettorale. Da Milano. Nobili, ma per inseguire le posizioni di Renzi a me viene il mal di testa, non so dov'è la mattina, non so dov'è la sera, e ti rivolgi così al centro-destra. Riposatevi un attimo, non vi affaticate, riposatevi da Milano, prego. Beh, io penso che il centrodestra sia qualcosa di più di un cartello elettorale, nel senso che governa molte regioni italiane, molte città, quindi, però credo che questo sia anche un problema, non lo dico per assolvere, perché poi diventerà un problema politico. Diciamo che nel complesso gli elettori che andranno a votare nel 2023 saranno messi a dura prova, bisognerà che ci sia... come dire, un virus collettivo in cui perdiamo la memoria di tutto, facciamo finta di dimenticarci di tutto, molti leader fanno finta che ci siamo dimenticati di tutto, ad esempio prima Mirta parlavi della giustizia, Salvini dice dobbiamo fare un referendum perché da 30 anni non si fa la riforma della giustizia, si dimentica che un ministro della Lega è stato ministro della giustizia per 5 anni consecutivi, Roberto Castelli, ma vedo Del Mastro che lo cerca nella memoria, dal 2001 al 2006, sono ere geologiche fa, certamente, però siamo delle classi politiche che non si ricordano cosa è successo ieri, figuriamoci se ci ricordiamo cosa è successo 15 o 20 anni fa. Questa è la legislatura in cui, per restare al gioco delle coppie, tutti hanno tradito tutti, tutti sono usciti di casa, sono entrati alla casa, in casa degli altri, hanno mollato la famiglia, sono rientrati. E quindi sarà molto diciamo che questa legislatura sembra perfetti sconosciuti. Ognuno ha un telefonino con un segreto dentro. Come? Dico, sembra perfetti sconosciuti questa legislatura. Ognuno ha un telefonino con un segreto dentro. Allora, scusami, devo andare in pubblicità, sono un po' in ritardo, però torno subito. Esatto. Rimanete là,
eccomi qua, no? Dato che da Milano ha appena citato il tema della giustizia, no? Voi sapete che venerdì scorso è stata approvata al Consiglio dei Ministri una riforma, in più tra oggi e domani si deciderà se i 6 referendum presentati da Radicali e Lega saranno ammissibili. In realtà molti parlamentari continuano a dire una frase che si dice da alcuni decenni, mi verrebbe da dire: la riforma della giustizia va fatta in Parlamento, sacrosanto. Ma in che clima, mi chiedo io, perché poi è di 2 giorni fa, che succede? Che nelle grandi inchieste che riguardano Renzi e famiglia, agli atti viene depositata una lettera privata dal padre di Renzi, Tiziano Renzi, e Matteo Renzi, che viene ovviamente pubblicata con ampio risalto, anche perché è una lettera onestamente abbastanza, come dire, incredibile, mi verrebbe da dire, sempre per i fatti di Renzi e del padre, perché io non sono affatto certa che sia così essenziale che tutti abbiamo letto quella lettera lì. Dopodiché, perché l'abbiamo letta, diciamo, ci sono stralci abbastanza incredibili, no? Sono come il remita della M, concimo tutti, stanno interrogando tutti, dice il padre di Renzi a Renzi, una lettera anche molto animosa. Parla di Carrai, della una delle persone più vicine a Renzi, dicendo non si deve mai più fare vedere da me, è un uomo falso, e ancora definisce i più stretti collaboratori di Matteo Renzi, quelli che noi conosciamo tutti benissimo, sono le persone che vediamo continuamente, sono come ben sanobili anche esponenti importanti di Italia Viva, quindi parla di Bianchi, di Bonifazi, di Boschi, hanno lucrato senza ritegno dalla posizione di accoglio dei tuoi, io sono stato quello che è passato per ladro. Ora la domanda è, prima ai nostri giornalisti, sento Senaldi e da Milano, è normale che stiamo commentando una lettera da un padre e un figlio, per quanto il figlio è quello che è e il padre scrive anche delle cose un po' particolari, mi verrebbe da dire. Che dite, Senaldi? Ma i giudici direbbero era una lettera importante per l'indagine, l'abbiamo messa, poi i giornalisti l'hanno divulgata. La realtà, secondo me, loro potevano annerire le parti intime, cioè personali, che non interessavano l'inchiesta. Comunque, diciamo così, a parte il fastidio ovviamente di Renzi di vedersi scritto la fotografia dei suoi rapporti con il padre, secondo me Renzi ne esce bene, perché dimostra che lui non ha aiutato il padre in nessuna maniera, anzi cercava assolutamente di fuggire dall'assedio del padre. Quindi Renzi non ha approfittato della sua posizione politica per aiutare l'azienda del padre. Questo mi sembra evidente da questa lettera. Voglio sentire anche prima da Milano, poi voglio sentire ovviamente Nobili, che voglio sentire il loro parere, naturalmente, essendo si tratta del loro leader, e poi del Mastro. Da Milano. No, è vero quello che dice Senaldi, però l'inchiesta in questo caso riguarda la Fondazione Open, e quindi se è vero che non ha aiutato il padre lo accusa di aver molto invece aiutato quelli che lui chiama la banda Bassotti, gli accoliti, che sono esponenti di primo piano della Fondazione Open, anzi diciamo che sono proprio il gruppo dirigente della Fondazione Open, e alcuni di loro hanno avuto anche responsabilità istituzionali di primo piano, come per esempio Maria Elena Boschi. Sulla valutazione se inserire la lettera o no è stata una valutazione dei magistrati, io non ho nessun motivo di discutere qui dei rapporti tra Renzi e il padre. Vorrei fare una riflessione più di carattere generale, che non riguarda però la questione giudiziaria, lo dico subito, anzi l'ho detto in tante sedi, ritengo fragile questa inchiesta sulla Fondazione Open. Vai al volo, perché poi devo sentire Nobili, che ho poco Open tempo, perdonami. Sì, si vuole dimostrare che la Fondazione Open è stata la culla del renzismo, ma non c'è bisogno di un'inchiesta giudiziaria per dimostrarlo. No, la riflessione più di carattere generale è che nella personalizzazione della politica ogni leader è la sua biografia, è la sua storia personale, ed è anche quindi la sua famiglia e il suo gruppo di amici. E Renzi ha molto puntato, come tutti i leader che personalizzano la politica, anche sulla sua provenienza estranea alle consorterie romane, ai salotti romani, all'establishment, che veniva dalla provincia per dare la conquista al centro. Io capisco. Oggi proprio quella che sembrava
un motore della sua ascesa diventa anche un suo punto debole. Allora, devo sentire al volo Nobili, anche perché devo dire una cosa, Nobili, ieri per Luigi Bersani, che anche io capisco, mi faccio dire solo una precisazione. Io capisco che la procura di Firenze giocano il gioco delle tre carte, ma questa lettera con la Fondazione Open non c'entra un tubo. Con l'inchiesta sulla Fondazione Open non c'entra un tubo, è un'altra inchiesta, lo dico a quella che riguarda i genitori di Renzi. Sì, sì, è l'inchiesta che riguarda i genitori di Renzi, è così, è un'altra inchiesta. Scusi Nobili, giusto per avere una risposta da lei su questo, ieri per Luigi Bersani, che pure mi ha detto che insomma non gli piace questo modo di mettere in piazza le cose private delle persone, però mi ha detto il problema di Renzi è sempre stato troppo potere in pochi chilometri, riferendosi a Rignano. No, non lo so, guardi, non mi faccia commentare Bersani, io sono contento che gli italiani e gli elettori del PD il potere l'hanno dato ai chilometri intorno a Rignano dell'Arno e non ai chilometri intorno a Bettola. Detto questo, però io dico questo, da cittadino e da amico di Matteo Renzi, mi ha fatto molto male leggere quella lettera, perché non solo è una lettera privatissima, ma perché dentro c'è tutto il segno che una vicenda giudiziaria, che secondo il mio punto di vista è una persecuzione, ha lasciato anche dentro una vicenda familiare. Quindi è una lettera anche molto dolorosa e privatissima. Pubblicarla, vederla pubblicarla, dal mio punto di vista è un atto miserabile della Procura di Firenze. Mi assumo le mie responsabilità. È un atto miserabile che non avevamo mai toccato prima. Il fondo davvero l'abbiamo raggiunto. Il fatto che questa pubblicazione avvenga 48 ore dopo che Renzi legittimamente ha denunciato quei giudici è un fatto invece preoccupante, oltre che miserabile. Allora, credo che su questo la riflessione sui rapporti tra giustizia e politica non è aperta. Di più, pubblicità, torniamo subito, devo presentarvi anche un giovane ragazzo, nonché sta arrivando il professor Galli, che mi deve dare un po' di dritte sui prossimi giorni e i prossimi mesi. Rimanete con noi. Mondo Italia. Raccontato, no? Stavo chiacchierando con Tommaso Biancuzzi, ora ve lo presento, perché sembra un ragazzino tutto perfettino, buono, bravo, fa pure il grecista, si laurea in greco e invece diventa una belva quando è in piazza. State attenti. Allora, Cristina Fantoni, eccoci qua, le ultime notizie, prego. Sì, buongiorno Mirta. Allora, naturalmente cominceremo dal capitolo Ucraina, il fronte della diplomazia è quello del campo. Su quello del campo davvero non ci sono notizie che si riescono a sovrapporre, perché fonti di Mosca confermano che le esercitazioni in Crimea sono finite, e invece la NATO non solo non conferma questi segnali di de-escalation della tensione, ma anzi segnala ulteriori ammassamenti di truppe al confine con l'Ucraina. La sintesi che ha trovata la Presidente von der Leyen da parte dell'Unione Europea ha detto: oltre alle parole ci aspettiamo i fatti e siamo anche pronti a livello di Unione Europea a fronteggiare un'eventuale crisi energetica. Questo è il capitolo che naturalmente ci riporta anche alla situazione sui mercati. Poi andremo al capitolo referendario. Oggi dovrebbe arrivare la decisione, il verdetto sul referendum sulla cannabis, ma naturalmente tengono banco ancora le reazioni, anche quelle politiche, dopo che la Consulta ha bocciato il quesito referendario sull'eutanasia. È una giornata molto importante anche per la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, ne parleremo, e poi il capitolo Covid. Da una parte segnali incoraggianti che certificano il rallentamento della quarta ondata, ci sono anche i posti di terapia intensiva in calo a livello di occupazione in 13 regioni italiane, si discute sempre più in modo acceso su cosa succederà dopo il 31 marzo, vale la pena ricordarlo, è quella la data in cui scade lo stato di emergenza. Naturalmente tutto il nodo è legato a che fine farà il Super Green Pass. 13.30 al telegiornale. Grazie Cristina, fortunatamente vedo che già si è collegato il professor Galli, con cui potrò discutere di tutto questo, stato di emergenza, è giusto che finisca tutto il 31 di marzo, o invece, come dicono alcuni professori, ieri è venuto qui da me Walter Ricciardi, abbiamo bisogno di continuare a tenere alta la guardia, il Green Pass deve andare avanti. Ora
ci arriviamo, professore. Professore, prima di arrivare da lei, però, ho invitato in studio Tommaso Biancuzzi, che è un ragazzo ventenne ed è coordinatore nazionale della rete degli studenti. Perché ci tenevo ad averlo? Un po' perché hanno pochissima voce in televisione i giovani, quindi intanto sentire un ragazzo giovane. Io ho 3 figli, di cui 2 praticamente hanno l'età sua. Siete molto arrabbiati, Tommaso, invece vi arrabbiate poco. Cioè, io sempre pensato che la vostra generazione fa fatica a farsi sentire, no? Vivete un po' chiusi nel vostro mondo, stanno anche ragazzi molto in gamba, francamente. E invece siete molto arrabbiati in questo momento, avete voglia di farvi vedere, di stare in piazza e dire la vostra. Perché? Siamo molto arrabbiati perché questo è un paese un po' strano. È un paese in cui si è parlato tantissimo di giovani, ma si è parlato pochissimo, quasi niente, con i giovani. E i giovani hanno deciso di scendere in piazza per dire che sono stanchi di essere considerati il futuro di questo paese, ma vogliono contare oggi, vogliono essere il presente. Ma la politica, insomma, senti qualcuno in politica che potrebbe rappresentarvi? Avresti voglia di avere un dialogo con i partiti? Un partito li senti lontani? Credi che servono a poco? Cioè, che idea vi siete fatti voi? Abbiamo parlato con la Ghisleri di quanto gli italiani normalmente si sentono distanti da questa politica. E i giovani, non so cosa ne pensa Alessandra, ma secondo me vanno a votare pochissimo, no Ale? Ma allora, vanno a votare poco, ma sono interessati alla politica e soprattutto sono interessati a quegli argomenti che saranno il nostro futuro. Pensiamo al digitale. Questi ragazzi nascono col pollice digitale e sono molto più avanti. Quando noi dobbiamo fare delle applicazioni, scegliamo dei giovani perché hanno una mente aperta, conoscono quali sono i giudizi, sono i migliori compratori, no? Quando facciamo delle ricerche di mercato per la grande distribuzione, noi scegliamo sempre i ragazzi giovani perché loro ci dicono quali sono le tendenze, loro invece ci dicono hai ragione tu, dove vanno le grandi decisioni politiche e l'opinione dei giovani non vale niente. No, sai che cosa Mirta? Non vengono coinvolti, è un po' come la storia del referendum. Parlano di loro ma non sanno che cosa vogliono e non, soprattutto non li coinvolgono, perché basterebbe chiedere a loro quali sono le loro esigenze, perché dopo 2 anni di pandemia abbiamo visto quali sono l'abuso di alcol, l'utilizzo di psicofarmaci, l'aumento della violenza, ma non perché sono delle persone disadattate, semplicemente perché gli abbiamo rubato gli anni più belli. E noi dobbiamo pensare che questi ragazzi... perché lui sta annuendo a quello che dice, mi sembra che è molto d'accordo con Alessandra. No, io concordo, nel senso che la politica dovrebbe fare questo, dovrebbe scendere al nostro livello e decidere di parlare finalmente con noi e ascoltare le nostre proposte. Noi usciamo molto in difficoltà dalla pandemia, la mia generazione esce veramente con grosse difficoltà, sia didattiche sia psicologiche, da questa pandemia. Io credo che una politica seria dovrebbe avere il coraggio di ascoltare la nostra voce e di provare a intervenire concretamente su quelli che sono i nostri problemi. Che tu hai fatto una battaglia sull'esame di maturità, no? Sei molto, ma pensi che il ministro Bianchi abbia fatto un cattivo lavoro? E questa è la vostra idea? Ma io penso che sull'esame di Stato il ministro Bianchi abbia sbagliato tutto. Gli hanno dato torto le piazze, gli ha dato torto l'ufficio di coordinamento nazionale delle consulte. E ciononostante ha deciso di rimanere fisso nella sua posizione. Questo secondo me è un errore, perché significa pensare di avere la verità in tasca anche quando tutti gli studenti del paese ti stanno dicendo che hai torto. E un'altra cosa volevo sapere invece, sono state queste 2 morti vergognose, cioè non si possono definire altrimenti, no? 2 ragazzi che fanno l'alternanza scuola-lavoro, una cosa che vi abbiamo detto tutti che era importantissima, avvicinava al mondo del lavoro e muoiono. Questa cosa come ha impattato sulle vostre vite, sulle proteste che avete fatto? Cioè, che sensazioni hai su questo? Beh, sono stati 2 eventi tragici, sono gli ultimi in realtà di una lunga fila, i più tragici sicuramente, ma incidenti in alternanza ne sono successi e ne continueranno a succedere finché non si capisce che c'è un problema nell'esporre le studentesse e gli studenti alle contraddizioni di un mercato del lavoro che fa 1400 morti cosiddette bianche all'anno. Ed è questo il problema. È un problema di sicurezza ed è anche un problema di che cosa deve essere questo strumento. Se deve essere uno strumento didattico, queste cose non possono essere accettabili. Allora sì, Marco ha detto una cosa sacrosanta, francamente. No, non è che non lo sappiamo noi quanto purtroppo è insicuro il nostro messaggio del mercato del lavoro. Prima di mandare i nostri figli a fare un'esperienza dovremmo essere convinti che questa esperienza viene fatta veramente nelle condizioni di protezione maggiore.
Marco. Sì, e poi forse andrebbe ripensata proprio l'idea del sì. Andrebbe anche ripensata in profondità l'idea del rapporto tra la scuola e il lavoro, cioè noi abbiamo bisogno di più istruzione, abbiamo un'emergenza anche di povertà educativa, quindi l'idea che ore di scuola siano poi delegate al mondo del lavoro era un'idea molto, molto importante e anche molto innovativa negli anni scorsi. Però forse oggi andrebbe ripensata anche sul versante scolastico ed educativo. Io credo che questo protagonismo che si vede in questi mesi, in queste settimane, sia molto importante. Ci fa uscire da un dibattito pubblico interamente appiattito per due anni tra sì Green Pass, no Green Pass, sì vaccini, no vaccini. Ci porta sulle reali questioni del paese ed è gravissimo che la risposta sia una chiusura. Gli studenti sono stati manganellati dalla polizia, sono stati mal tollerati dalle istituzioni e ieri la sentenza della Corte Costituzionale ha dato un'altra botta e tutto questo non serviva assolutamente. Ma certo, uno di quei temi su cui credo che invece insomma, i giovani hanno voglia di ragionarci, ecco, diciamo almeno questo, hanno voglia di ragionarci. Ha detto una cosa molto importante effettivamente sul fatto che proprio loro fanno fatica a trovare un punto di incontro, di dialogo con la politica. Io consiglio a tutti i politici che sono qua con noi, anche quelli che non ci sono, di farci una riflessione profonda, anche perché sto ragazzo qui dice che diventa il nuovo leader della sinistra, hanno detto. Sì, Libero ha scritto questa cosa paragonandomi a Santori, mi ha fatto molto ridere. Il nuovo Santori, una sì, sardina. Esatto. Ha fatto molto ridere, in realtà le sardine sono un movimento che nasce in maniera spontanea per arginare la destra in Emilia Romagna. La rete degli studenti medi è un sindacato studentesco con quasi 15 anni di storia alle spalle. Va bene, va bene, vuole distinguersi dalle sardine il nostro Tommaso. Professor Galli, sto arrivando da lei perché appunto ci sono molte cose che devo chiederle sul futuro immediato. Peraltro, francamente, io continuo, è una mia ossessione, ma continuo a non capire quel numero di morti così alti. Anche ieri 388 persone e mi chiedo, ma non sarebbe venuto il momento di fare un'analisi fatta molto approfondita di queste morti per farci capire cosa accade? Le abbiamo già parlato, lei e io, ma continuano ad essere molto alte rispetto ai numeri complessivi, anche alle cose che ci diciamo, no? Siamo fuori dalla pandemia, capito? Ma con questi morti? Torniamo subitissimo a professor Galli, ti ringrazio Tommaso, tornaci a trovare. Grazie a voi. Rimanete con noi, che professor Galli ci deve spiegare un sacco di cose. Grazie a tutti voi, grazie da Milano, grazie Nobili, grazie Ghisleri, grazie Senaldi. Pubblicità. Mondo, grazie Tommaso. Italiano. Italiano. Carissimo professore, eccomi qua, mi sono alzata per starle più vicino perché ho nostalgia di lei. Come sta? Ah beh. Tutto bene? Me la cavo. Allora, professore, io partirei da una cosa che è successa questa mattina, che forse è la cosa su cui partiamo da lì, perché poi ho parecchie cosette da chiederle. Stamattina un suo collega, Guido Silvestri, fa una intervista in cui dice che l'emergenza pandemica in Occidente è ormai finita, ma avremmo comunque bisogno del vaccino che verrà fatto ogni anno e questo dobbiamo abituarci all'idea. È una prospettiva che la convince questa? Ma è una prospettiva ragionevole per quanto attiene alla necessità di un vaccino ogni anno, a meno che si riesca ad avere questi progetti che sono in sviluppo di vaccini in grado di proteggere per il coronavirus in tutte le sue espressioni, cercando di spiegarlo così, insomma, per semplificare le cose. Se qualunque variante arriva, se noi la becchiamo fuori comunque. Un vaccino buono per tutte le varianti, evidentemente la cosa potrebbe cambiare. Anche in questo caso, però, dovremmo cercare di capire quanto durerebbe la protezione conferita da questo vaccino in termini di durata della risposta media dei vaccinati. Quindi direi che è una partita ancora aperta, direi non siamo arrivati neppure ai supplementari con questo virus, siamo ancora forse alla fine del primo tempo. Ecco, alla fine del primo tempo, però il secondo vinciamo noi.
Ma credo che comunque siamo, appunto, nei paesi, chiamiamoli ricchi, siamo in una situazione attualmente di vantaggio. Dopo aver subito varie rimonte, compreso quella causata da Omicron, adesso siamo in una situazione in cui c'è un oggettivo calo, dato anche dal fatto che l'Omicron l'hanno presa talmente in tanti e sono talmente tanti i vaccinati che comunque si è ridimensionata l'impatto, non la pericolosità, ma direi l'impatto nei confronti degli ospedali e delle rianimazioni. Questo forse è stato l'elemento fondamentale che sta spostando, che dà la segnale del fatto che la cosa si stia spostando verso una situazione più favorevole. Ecco, professore, ha detto una cosa importante lei, però, perché ha detto, mai come adesso, no, la maggior parte di noi è vaccinata, direi la grandissima maggioranza di noi è vaccinata. Molti di noi hanno ripreso il Covid e quindi in effetti è il momento di massima protezione della popolazione, lo dicono in tanti, lo dicono anche tanti governatori. Oggi c'è un'intervista di Federica interessante, cioè se non liberiamo tutti adesso, se non cominciamo a vivere sereni, senza Green Pass, senza regole, senza regioni colorate, adesso, ma quando lo facciamo? Questo è il sentimento forte che nasce anche dai territori. Lei lo condivide questo sentimento? No. Assolutamente no, nel senso che c'è una bella differenza tra il poter vivere più liberamente e il mantenere le tutele che in ogni caso ci mettono in condizioni di poter rispondere ad eventuali futuri momenti di crisi. Cosa davvero ci aspetta in autunno non lo possiamo sapere al 100%. E mi pare di averla già vista sta storia più volte, no? Appena si allargano un momento gli orizzonti, mandiamo tutto a catafascio, torniamo. Ci dimentichiamo tutto e facciamo un altro errore. Ecco, dice allora lei. Io credo che la lezione della pandemia sia una lezione pesante che debba essere considerata. Ci sono atteggiamenti in giro per il mondo, fortunatamente diversi da quello della. Molliamo tutto che tanto siamo a posto, proprio perché, guardi, questo virus ci ha dato tre varianti diverse, una dopo l'altra, arrivati in tre diversi momenti, creandoci problemi seri. È difficile, o comunque non è così ovvio, nemmeno per questo virus, mandarcene una quarta con connotazioni di grande pericolosità, però ci sono alcune prudenze che... duramente sono state acquisite, che la gran parte però mi dice della una cosa, professore. Duramente acquisita e che la tutelano la gran parte della popolazione. Però la domanda che le faccio è: questa cosa del Green Pass è una tutela, non è una restrizione. Quindi lei lo terrebbe, altro che il 31 marzo, il Green Pass. Perlomeno per la grande maggioranza di coloro che hanno fatto tutto quello che hanno ritenuto giusto fare non per se stessi e per gli altri. Cioè, chi ha fatto tre dosi si continua a tenere il Green Pass in tasca ad oltranza. Secondo me se lo tiene volentieri e stretto, perché è una garanzia per lui e per tutti. Senta, il resto è politica. Però scusi, il ministro Garavaglia ha detto una cosa interessante, ha detto dobbiamo riaprire tutto ad aprile, come fa la Francia e molti altri dicono, ma anche la Spagna, cioè perché gli altri paesi vicino a noi, in Inghilterra, vabbè non ne parliamo, loro sa che loro appena vedono che le cose vanno meglio, senta, vanno abbiamo, tutti nei pub, e noi facciamo quelli che tengono più. No? Cosa? Abbiamo una serie di dichiarazioni da altrettanti governi e abbiamo ogni giorno sull'altalena, anzi sull'otto volante, alcune posizioni che contraddicono altre nei vari paesi europei. Sta di fatto che così semplicemente spigolando su dati recenti scopri che ad esempio i francesi hanno avuto un numero di casi per 100.000 abitanti molto superiore al nostro, e questo vale per gli inglesi, per la Gran Bretagna, vale per la Spagna, vale per il Portogallo, vale per la Svezia, vale per tutti i paesi europei tranne la Germania, che mi pare prudente nel panorama generale, forse proprio perché si è infettata di meno anche. Però con tutta franchezza io credo che si debba trovare la quadra, un bilancio tra un equilibrio tra le posizioni che alla
primo stormir di fronda favorevole, ti dicono apriamo tutto senza nessuna limitazione, quelle che mantengono strumenti che abbiamo e che mandare a catafascio sembra quasi anche un Senta, po'... Senta, professore, un'ultima cosa. Sembra un po' un condono fiscale, no? Cioè, quelli che non hanno fatto nulla e hanno continuato a mantenere determinate posizioni, bene, avranno avuto ragione, nel senso che alla fine... gli verrà detto il solito trionfo dei furbi che c'è in Italia, mi sta dicendo. Ecco, appunto. Senta, mi dica una con cosa. Qualche vantaggio elettorale per qualcuno, probabilmente, a dirla tutta. Mi dica una cosa, scusi, ma i Novax ormai sono pochi, sono ferocemente, come dire, trincerati nelle loro idee, cioè non cambi di una virgola il loro pensiero, anche parlandoci con grande pazienza. Io, per esempio, ho cercato di farlo. Oggi, peraltro, ieri è scattato questo obbligo degli over 50, che non so come la pensa lei, ma forse è scattato un po' tardi, perché è scattato quando la situazione è molto più tranquilla. Quindi all'impadesso adesso diventa obbligatorio fare una cosa quando le persone dicono ma come... Allentiamo le misure, sentiamo più tranquilli, adesso c'è l'obbligo. Ho invece una cosa che lei pensa che sia sacrosanta, proprio come tema anche di principio. Beh, posso dire che rimangiarsela sarebbe grottesco a questo punto, assolutamente grottesco. Detto questo, è evidente che è un provvedimento tardivo. Tardivo. Ed è evidente che comunque la situazione è nettamente migliorata. Però comunque sa che sta succedendo, professore? Questo dato di fondo. Come? Sa che sta succedendo? E quelli che non vogliono vaccinarsi al lavoro non ci vanno. Cioè lei pensi che uno come Djokovic, il cui lavoro diciamo vale alcuni milioni di euro, oggi praticamente lui ha deciso di rinunciare sia a Wimbledon che a Roland Garros piuttosto che vaccinarsi. Come la vede lei? Come lo trova Djokovic? Beh, devo dire che è una decisione sua che trovo poco intelligente, indubbiamente, se non francamente stupida, e che non viene a sostenere dei valori di civiltà, viene a sostenere l'esatto contrario, cioè viene a sostenere i valori dell'ignoranza. Cioè, l'ignoranza è tutto rinuncia a 3 milioni e mezzo anche... di euro... Per sostenere i valori dell'ignoranza, mi sta dicendo. A quanto pare gli va bene così, cioè o veramente sotto determinate posizioni esistono delle vere e proprie fobie, o è veramente fobico nei confronti di determinate questioni, o altrimenti questa sua scelta è una scelta che trovo da questo punto di vista. Ma definiamola solo personale, va, che così personale. Mi risolvo allora, il problema di utilizzare termini duri che è professore, forse io la ringrazio moltissimo. Lei ha usufruito di super bonus, qua non parliamo d'altro adesso, le truffe dei bonus. Immagino che lei si è fatto dei lavori, li ha fatti per benino, ma li ha fatti i lavori in casa? No. E nemmeno io, penso che siamo quasi gli unici in Italia, professore, secondo me lei ed io, perché proprio anche io li ho fatti. E invece c'è un paesino nel Foggiano, lo dico ai miei meravigliosi ospiti che ci hanno appena raggiunti, perché vedo già il mio amico Alan Friedman, che saluto. Alan, ti faccio vedere un pezzo d'Italia. Buongiorno. Straordinario. Vedo anche Klaus Davi. Ciao Klaus, benvenuto. Vedo Luca Carabetta, Mirta, che non vedevo da un sacco di tempo, che è uno dei padri del super bonus tanto voluto dai 5 Stelle. Timpone dov'è? Timpone, si accomodi, si venga a sedere che mi devi aiutare. Gianluca Timpone, questi dicono tutti che non è che sono truffatori, è che proprio sto bonus lo Stato voleva farsi fregare. Questa è la giustificazione media, come lei saprà. Appetibile. Carabetta l'ho visto già, Gasparri non lo vedo ancora, ma arriverà. Ah, De Magistris arriva? Vabbè, arrivano. Io vi porto invece. Grazie professore, grazie mille. Noi andiamo a San Severo, in provincia di Foggia. Ma... A San Severo, senta un po', ti impone. Tutti hanno usufruito del super bonus. Quindi tu che ti aspetti a San Severo? Una città del futuro? Una nuova. Giardini, un Eden, ecco, e invece pare di no. Una Londra del Sud. Abbiamo una Londra del Sud. Parigi deve essere un mare, sarebbe una piccola Berry. San Severo potrebbe essere Parigi, ma vi posso garantire che non lo è. Guardate.
La truffa dei bonus. È vero, noi avevamo in programma di restaurare il nostro palazzo, però con queste truffe non si può fare più nulla, dobbiamo aspettare. Questa è San Severo, provincia di Foggia, città con un presunto primato. Avrebbe fatto dei bonus per l'edilizia l'occasione per una delle più grandi truffe ai danni dello Stato. Sicuramente è stata fatta da una mente diabolica, insomma. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro, pensate, di oltre 1 miliardo di euro ad aziende edili. Le accuse sono pesantissime. Queste aziende avrebbero emesso fatture falsificate per beneficiare dei crediti d'imposta. E comunque questo sarebbe il minimo per San Severo. Addirittura il minimo? Sì, questo è il minimo per San Severo, c'è di peggio. Il sospetto si concentra su oltre 200 persone, spesso interi nuclei familiari, che avrebbero acquisito e subito rivenduto crediti d'imposta, ma in molti casi i lavori di ristrutturazione non sono mai partiti. Non le so dire il perché ci sia una tale concentrazione, però se è così vuol dire che sono capaci di sfruttare l'opportunità per fare questi illeciti. Proviamo ad andare nell'azienda finita sotto accusa. Questo posso? E qui è la NIV? Lei è il titolare? No, non sono il titolare. È un socio? Sono uno che, diciamo, ho lavorato con lui. Che cosa succede? Succede che noi utilizziamo la vecchia normativa. Sì. Che è una normativa del 2017. Una normativa vecchia dell'85%, che non è il super bonus, non è il 110. Dunque, l'azienda si difende dicendo di aver usato non il super bonus, ma la vecchia norma dell'ecosisma bonus che rende il credito d'imposta cedibile a chiunque. Quindi, se loro vogliono far passare politicamente per uccidere i 5 Stelle del 110, il 110 qua non c'entra niente, non mi sta registrando. Sì. Allora, sul mi sta registrando, questo signore carinamente butta fuori la nostra povera Paola Moscardino, e però capita una cosa strana, perché poi invece la richiama e decide di parlare. Ma perché decide di parlare? Perché vuole spiegare che è tutto legale, che è tutto normale. Sentite. L'azienda poi ci ripensa. Vuol chiarire cosa è successo e ci fa parlare con uno dei consulenti. Diciamo che lei ha partecipato... Ho partecipato in tutte le attività. All'istruttoria, giusto? Esatto, in tutte le attività. Io non vedo, io sono un umile amministratore di condominio, non vedo dov'è il problema. Fatta la legge, trovato l'inganno. Assolutamente no. Che è fatta la legge e uno l'ha applicata. Ci siamo confrontati con più persone, anche persone della stessa Agenzia delle Entrate, tecnici della Deloitte, che è l'ente certificatore delle banche, dei bilanci delle banche, e quindi nel momento in cui ci dicono la normativa è questa e voi dovete fare A, B e C ed è tutto chiaro, cioè dov'è il problema? Io posso farne pure 8.000 di cessioni. Certo, una cosa si può dire che è sì. Un gran giro d'affari. Doveva essere un gran giro d'affari. Allora, è interessante, no? Questo suo collega ci mette la faccia. Certo. E dice, ci siamo, cioè, Agenzia delle Entrate, Deloitte, che è una grandissima società di consulenza, cioè la norma lo permette. Che poi c'è da dire un aspetto, che effettivamente in questa truffa il superbonus è interessato soltanto per il 3-4%, il grosso sui bonus facciati. Infatti Carabetta sta là che è pronto a esplodere, perché no. Loro lo stanno dicendo da giorni, devo dire, che insomma è la truffa del secolo, anzi della più grande della Repubblica, come l'ha definita il Ministro Franco, riguarda il meccanismo dei bonus, non il superbonus to cure, che pure, caro Carabetta, io devo dire... Draghi ha continuato a dire super bonus, quindi Draghi pensa che il super... Ci abbiamo pure Draghi? Facciamo sentire a Draghi Carabetta, perché Carabetta è molto calmo, questo se sente Draghi che dice super bonus si accende Carabetta. Vedremo. Sentiamolo. Alcuni di quelli che più tuonano oggi sul super bonus, sulla necessità che queste frodi non contano, che bisogna andare avanti lo stesso, che l'industria non può aspettare... Beh, alcuni di quelli sono quelli che hanno scritto questa legge, dove è stato possibile fare quello che si è fatto senza controlli. Resta fondamentale evitare ulteriori truffe che sono tra le più grandi che questa Repubblica abbia mai visto. Non è che bisogna pensare che senza superbonus l'edilizia italiana non vada avanti.
altrimenti tutti i paesi che non hanno il super bonus starebbero a zero con l'edilizia, ma non è così. Tre volte super bonus, parliamo effettivamente di una truffa abnorme perché parliamo di 4 miliardi di soldi. Ricordiamolo insieme, lei ha scritto un bel libro che si chiama La Repubblica delle Tasse. Questi 4 miliardi non sono miliardi che dall'alto vengono calati su questo settore, su questi simpatici signori che fanno come gli pare. Soldi nostri, le nostre tasse, chi come me e come voi le tasse le paga, certo, sa che sono soldi nostri, quindi ci fa particolarmente, no? Carabetta, allora parliamo del super bonus e del fatto, insomma, dopodiché però appunto questo sistema del bonus, oggi c'è un bellissimo pezzo di Polito, fa un po' acqua, perché se il bonus fa sì che chi vuole speculare speculi, addirittura persino Draghi dice nelle maglie della legge, non facendo chissà quale rapina a mano armata. Sento Carabetta, poi arrivo ovviamente anche da Alan e da Klaus. Sì, comincio col dire che nella stessa conferenza stampa che avete mostrato, il ministro Franco poi è entrato nei dettagli del super bonus e ha effettivamente confermato che le truffe attorno al super bonus siano attorno al 3%, quindi molto marginale rispetto a tutto il resto. E cosa più importante, che i controlli che avevamo previsto per il super bonus, adesso che sono stati applicati agli altri bonus, quelli che contano più del 90% delle truffe, andranno a ridurre queste cose. Perché? Qual è il meccanismo? Raccontiamo proprio dal punto di vista pratico, qua il commercialista potrà venirci in incontro. Dal punto di vista pratico, la truffa 9 su 10 avviene nei primissimi momenti della creazione di questo credito, quindi nascono società, almeno questo ci dicono, nascono delle società, creano fittiziamente dei crediti e magari non fanno neanche partire i cantieri. Una delle cose banali che si potrebbe fare anzitutto è andare a vedere se questi cantieri esistono, oltre ad andare a vedere se effettivamente le imprese che hanno fatto partire questo credito siano effettivamente delle imprese qualificate. Cosa voglio dire? I controlli che noi abbiamo previsto per il superbonus funzionano e i dati lo mostrano. Adesso i nuovi provvedimenti portano questi controlli anche sugli altri meccanismi e chiaramente... Quindi dice lei, devono restare ma essere controllati, questo è tutto. Ma certo, ma il tema è uno principale, che alla fine se noi andiamo a bloccare le misure dalla sera alla mattina, chi ci rimette sono i cittadini che avevano inviato i lavori e se li vedono fermati, e soprattutto le imprese oneste, allora, che sono la stragrande maggioranza del totale. Posso dire una cosa, Carabetta? Io ho la sensazione, ora sentiamo, anche poi ti impone con tecnico, ma soprattutto per sentire prima i miei amici, c'è anche dei magistris che voglio sentire, la sensazione che abbiamo noi, che non è solo un tema di controlli, che pure in Italia sappiamo essere veramente molto poco efficienti, ma anche proprio di come è scritta la norma, perché in un'intercettazione c'è un signore che dice una frase, secondo me sintomatica della situazione. Me la fate sentire quello che dice lo Stato? Vuole. E come fai a fare 800.000, scusa? Perché vuol dire che tu devi dichiarare un canone il cui 60% ti dà quel valore lì. Minchia, lo dichiari tu? Esatto. Madonna santa, cioè lo Stato italiano è pazzesco, è una cosa... vogliono essere in c***i praticamente. Li ho generati, poi ti spiego come ho fatto, come abbiamo fatto con il commercialista. Sono stato 4 mesi dietro e ce l'ho fatta. Vedi, già fatto, con Genesi, con tutto e non dipendo da nessuno, quindi possiamo divertirci. Ma so soldi, eh? Lo so. Mi servono società, anche società all'acero, anzi meglio... meglio che siano all'acero, mi stai capendo? Che però l'amministratore non siano come i nostri amministratori o la tua ultima amministratrice che te l'ha messo in c***o. Hai capito che voglio dire, no? Allora, Madonna santa, lo Stato italiano è pazzesco, vogliono essere fregati praticamente. Che dici, Klaus? Capisci? È così, così è dura. Sì, allora, è chiaro che questo episodio di San Severo, come di anche altre città dove si stanno rivelando truffe, è increscioso. Però io non vorrei dare addosso alla legge in quanto tale, cioè in fondo l'edilizia ha passato, Mirta, una decade di in situazione tragica, qualcosa andava fatta. Il provvedimento secondo me non era sbagliato nell'intendimento del legislatore,
Purtroppo in Italia, quando si, e forse lì è stata un po' una sottovalutazione, lo voglio dire anche ai 5 Stelle, quando tocchi il tema edilizia tocchi la dinamite. L'edilizia, notoriamente interi settori dell'edilizia sono completamente in mano alla criminalità organizzata, e come dimostra anche questa intercettazione Mirta, dimostra che sono i colletti bianchi, la borghesia, i commercialisti, i notai, a volte anche purtroppo gli avvocati, a volte anche pezzi dello Stato, complici di una situazione di criminalità, al netto delle verifiche che qui andranno fatte poi a livello processuale, perché siamo solo in fase di indagini. Quindi l'errore del legislatore non è stato tanto nel concepire il superbonus o la legge che agevolasse un settore rantolante, ricordiamoceli gli appelli dei precedenti presidenti di ANCE, cioè rantolante, ma il fatto che non abbiano tenuto conto della corruzione strutturale del settore. Lo sapevamo, Gratteri l'ha detto anche ieri sera, è un settore ad altissimo, proprio sulla 7, è un settore ad altissimo rischio di infiltrazioni e di truffe. È stato lì, secondo me, forse presi dall'affanno, hanno fatto una legge incompleta. I controlli, anche sul reddito di cittadinanza, i controlli sono venuti dopo, la Guardia di Finanza, le procure, eccetera. Ma cavolo, cioè, fate una legge in cui questo aspetto diventi strutturale del controllo. Cosa ci vuole? Siamo in Italia. Ultima cosa e chiudo. Voi avete fatto il vostro mestiere, complimenti, è molto coraggiosa l'inviata. San Severo è una piazza difficile, lo diceva prima un intervistato, ma non crediamo che queste cose accadano solo al sud, Mirta. No, non è così. Ma non ci penso proprio. Accadono ovunque. Ma scherzi, tutta Italia. Non è riferito a te. No, ma la mia regione, la Lombardia, allora, il movimento Terra è completamente in mano alla 'Ndrangheta. Abbiamo scelto San Severo per un unico motivo, perché è venuta fuori nell'indagine che erano tutti cittadini, cioè un piccolo luogo in cui tutti l'hanno fatto. Ma l'Italia è piena di casi come questo, anche perché tu hai detto una cosa vera, l'ho detto anche Friedman su questo, che l'edilizia era in crisi, vero, ma la ripartenza drogata è la cosa giusta, perché oggi chi vuol fare un lavoretto in casa qualunque non trova un'anima, cioè sanno, i ponteggi non si trovano più, cioè è diventata come sempre una febbre, quindi c'è qualcosa anche di malato in questo boom esagerato, no Alan? Cioè, come dice stamattina Polito, è proprio è bonuslandia, capito? Perché il bonus ti dà il senso del gratuito, il 110 vuol dire che tu nemmeno devi dire, vabbè, però io due soldi ce li devo mettere perché ci tengo a farlo, che mi frega, pure se non mi serve, mi conviene, e questo è un po' il punto che secondo me non può funzionare in un paese che ha tante qualità, ma è un paese di furbi, è inutile che ce lo nascondiamo. Friedman. Ma innanzitutto è vero. Credo che le critiche di Draghi non sono stati quelli della prima volta, perché si è già espresso durante il Consiglio dei Ministri che deliberava su questi temi prima, e già l'anno scorso era molto contrario al modo in cui è stato scritto questa legge. In particolare Draghi era critico della mancanza di controlli sufficiente, e questo potrebbe essere vero sia per i bonus edilizie normali sia per quelli del super bonus sicuramente anche. Io credo che la denuncia di Draghi è un segno di irritazione con quei partiti che hanno resistito all'idea di mettere più rigore e più controlli, e sappiamo chi sono, c'è un collega in collegamento con noi oggi. E Draghi stava castigando questi dicendo che hanno sbagliato, e stava dando in parte la colpa loro per queste truffe. È giusto che dà tutta la colpa quando il superbonus è solo il 3%? No, ma il principio resta sì. E chiudo ricordandoci che quando Daniele Franco, il ministro del Tesoro, denuncia una delle truffe più grandi nella storia della Repubblica per 4 miliardi, ricordiamo, Mirta, questo è 4 volte più grande del crack Parmalat, per esempio. Sì, sì. È roba seria, eh? Allora, scusatemi, devo andare a pubblicitare. Magistri, le chiedo di aspettare un istante, solo che quando rientro
ci sarà una testimonianza e credo che è molto interessante anche per lei, che insomma ha fatto le indagini nella vita e sa che ci sono poi delle zone strane, che sono zone grigie, no? Perché appunto non è la truffa vera e propria, è qualcosa che si mette nel mezzo. Peraltro il signore che ha deciso di parlare con noi sarà naturalmente a volto coperto, ma ci spiega proprio il meccanismo, e qui ci penso che ci aiuterà anche Timpone, perché è proprio questa la teoria. La teoria è: per come sono le cose oggi, nelle maglie della legge, senza dover, come dire, infrangere la legge, si possono fare un sacco di soldi. Questo signore Mimmo, è un nome di fantasia, lo usiamo per comodità, per rispondere anche a Klaus, si collega con noi da una città del nord. Un minuto e arriviamo da lui. Mondo italiano. Mondo italiano. Allora, eccoci qua. Siamo collegati con una città del nord, non vi dirò da dove, e con un signore che non vi dirò come si chiama davvero, lo chiameremo Mimmo, che però oggi è un imprenditore edile ed è disponibile a spiegarci il meccanismo. Lui ha lavorato con i bonus e ci spiega come si fa a guadagnare un sacco di soldi. Questo è il tema, che con questi bonus le imprese hanno fatto soldi straordinari. Perché? Mimmo, buongiorno, grazie di essere con noi. Allora, mi spieghi bene, cioè, come avete fatto voi a guadagnare oltre il dovuto, ecco, diciamo, con questi bonus? Qual è il meccanismo? Provi a farci capire. Bene, innanzitutto io credo che sia tutto nato e soprattutto per alcuni bonus, in particolare le faccio l'esempio delle facciate. Per il bonus facciata, diciamo, dei prezzi non avevamo all'inizio dei prezzi di riferimento, e allora il meccanismo, un metro qual quadro era, di insomma, metro di facciata si usava, poteva costare qualunque cifra, decideva lei qual era la cifra. Sì, un metro quadro, allora sì, perché si adottavano, diciamo, dei riferimenti tipo dei centri storici, no? Allora, fare una facciata in un centro storico ha un costo, soprattutto per un bene sottoposto, diciamo, alla tutela del, certo, del beni ambientali, eccetera. Fare un'altra facciata in periferia ha un altro costo, però la legge praticamente non è che ha definito il costo dell'uno o dell'altro. Naturalmente, insomma, diciamo che noi abbiamo approfittato e abbiamo utilizzato i prezzi più alti. Scusi, ma non le chiedevano nelle pratiche, non chiedono dove si trova l'immobile? Come? Nella pratica che va fatta, immagino, per avere il bonus. Non l'ho sentita. Non chiedono dove si trova l'immobile? Sì, sì. Come no, insomma, è tutto quanto. Però non c'era un riferimento, insomma, cioè non è che ti imponevano e metti questo prezzo. Okay. Si è fatto il prezzo di riferimento, diciamo. Un prezzo di riferimento, e quindi praticamente, insomma, sono uscite, insomma, facciate che sono costate milioni e milioni. Poi da lì praticamente, insomma, si è innescato anche la frode vera e propria, insomma, quella è tutta un'altra cosa. Dal momento che i documenti viaggiavano via internet, viaggiavano e non c'era un controllo di base sul cantiere, questo è il discorso, credo, più importante. C'è un cantiere, non è venuto nessuno a visitare e a verificare. Quindi, scusi, realmente, poteva anche non esserci il cantiere? Se o no. Come? Poteva anche non esserci. Poteva anche non esserci, certamente. E infatti poi si è scoperto, insomma, anche credo tramite, insomma, vostre cose giornalistiche, si è scoperto che alla fine, inchieste, si è scoperto che non ci sono stati neanche lavori. Noi naturalmente queste cose non le abbiamo fatte, insomma, però c'è stata tanta gente. Scusi, un'altra cosa che mi incuriosiva, Mimmo. Ho visto società che creavano. Ecco, no, scusi, bravo, sì. Questo, le volevo chiedere questo, prego, vada avanti, volevo arrivare lì. No, stavo dicendo, poi abbiamo visto anche intorno a noi, insomma, tante società crescere, nascere,
con nessun dipendente e di fare le pratiche dei super bonus, dal momento che non c'era una verifica concreta su sul cantiere. Cioè il cantiere non era verificato, che l'azienda avesse una storia, avesse un patrimonio, avesse dei dipendenti, non era verificato. Certo, e poi c'è un altro elemento, Mimmo, scusa, questa cessione del credito continuo, perché io ho capito che questi crediti venivano ceduti anche 10 volte da un'azienda all'altra. Come funziona sta storia? Ma certamente, questo l'ha permesso la legge, l'accessibilità, diciamo, del super bonus. Io credo che se si fosse fermato, diciamo, a uno step, non so, a tre step, a quattro step, perché è naturale comunque ed è giusto che ci sia anche questo, l'accessibilità, diciamo, del credito per chi opera. Perché tu, imprenditore, lo ricevi dal cliente, ma lo devi passare obbligatoriamente a una banca, insomma, per avere i soldi e per far sì che abbia... E tu devi passare a una banca, lo passavi a un'altra impresa, poi a un'altra, alla fine si perdevano le tracce sostanzialmente. Certo, e qui si innesca... benissimo, ma bastava un limite sulle cessioni, credo che sia una cosa, insomma, abbastanza... semplice, insomma, questo. Certo, bastava quello, ma che impone, ti volevi dire? Sinceramente, ora... Lui giustamente stava parlando del... Si era creato un vero e proprio mercato della cessione dei crediti, perché passavano da un'impresa ad un'altra, magari imprese che erano nate al momento. Dopodiché, siccome la banca faceva il controllo soltanto su chi monetizzava, cioè... Sull'ultima impresa. Esatto, e non poteva risalire... dove effettivamente il lavoro era stato realizzato. Perché? Perché non vi era obbligo da parte della legge di indicare la tipologia del lavoro effettuato, ma soprattutto dove il lavoro veniva effettuato. Quindi bastava, come succede quando tu vai a fare un atto dal notaio per acquistare la casa, il notaio individua l'atto di provenienza, là bastava indicare nei vari passaggi dove era ubicato il cantiere, in modo tale che la banca poteva verificare alla fine di questa filiera, sembra se effettivamente il lavoro era stato realizzato o meno. Prima si parlava dell'utilizzo della banca dati, bastava utilizzare la banca dati dell'INAIL, cioè se il cantiere non era dichiarato significa che i lavori non erano stati effettivamente realizzati. Quindi bastavano pochi passaggi. Scusi, De Magistris, ma si fanno le leggi, no? Altro che a prova di truffa, cioè a prova di onesto, perché diciamo che proprio devi essere integerrimo, perché devi andare a dire io voglio fare le cose fatte bene a prescindere dalla legge. All'aria che tira, ne abbiamo parlato spesso, nel nostro paese si sta sottovalutando il contagio criminale collegato alla pandemia, quindi noi non dobbiamo confondere i piani. Il super bonus è stata un'intuizione corretta per dare fiato a un settore che era in crisi, però se non c'è visione, per esempio da una parte, anche la rigenerazione urbana e la riqualificazione va gestita sul piano politico ed economico, per esempio poteva essere un'occasione per rigenerare le aree interne, gli edifici storici, i centri storici. Quindi alcune cose si stanno facendo bene, altre rischiano di alimentare un circuito non controllato. È un po' come il reddito di cittadinanza, una cosa buona, ma se poi non la governi politicamente può diventare anche un elemento che non fa ripartire l'economia. E io credo che non si è visto ancora nulla di quello che sarà l'infiltrazione della mafia dei colletti bianchi che collude con la pubblica amministrazione, con la politica e con l'istituzione, che vedremo col PNRR. Se questo è l'inizio della capacità con cui bravo, lo Stato questa è un bell'allarme, sono d'accordo con De Magistris. Se i soldi voglio aggiungere solo una cosa, se questo è solo l'inizio e non abbiamo speso ancora un centesimo del PNRR, io credo si stanno sottovalutando gli allarmi che alcuni di noi, io per la mia esperienza di magistrato e anche di sindaco, Gratteri come procuratore di Catanzaro e pochi altri stanno lanciando nel nostro paese, al denaro pubblico, ma va controllato. Fermiamoci, molto importante, è arrivato Maurizio Gaspari, prima non l'avevo visto, adesso è arrivato, mi sta attendendo, devo arrivare prima da lui, poi vedo che c'è Klaus, poi adesso arriverà anche un grande giurista, perché insomma in questi casi serve di capire perché lo Stato italiano si perde sempre in questi meandri, tra pochissimo. Mondo italiano, italiano. Allora,
arrivato Paolo sotto corona, non so se hai fatto lavori col bonus tu. No, i lavori li ho fatti da soli, di solito a casa mia faccio tutto io. Ah, tu senza, non ti possono dare niente sotto corona. No, volendo sì. Fai da te. Guarda che ormai ci sono i pure per il fai da te ti riesci a organizzare. Sto scherzando, fai le previsioni del tempo. Comunque me la cavo. Allora, questa è la situazione che presenta in qualche modo il passato, che sarebbero i temporali sullo Ionio e anche un po' sul basso Adriatico, che sono passati e si stanno allontanando. Il futuro teorico sarebbero queste nuvole che stanno arrivando dalla Francia e il presente, che come tu sai è il futuro che fluisce lentamente nel passato, ha... delle schiarite, decente, qualche nuvola. Carpe diem oggi, carpe praticamente. Diem, ma quello sempre. Uscite! Allora, dopo la puntata, che cosa però succede? Questa è la previsione che vede appunto ancora i fenomeni al sud e un po' di grigio che arriva appunto dalla Francia. Ma quella è una specie di falso allarme. C'è una perturbazione, ma non entra sull'Italia, perché domani, confortati da questo, troviamo ampie schiarite. Certo, qui e là il grigio di qualche nuvola, di qualche debolissima pioggia, ma sono piccole incertezze. Venerdì. E poi la giornata di giovedì... No, venerdì. Venerdì, che invece vede forse qualche nuvola in più, forse qualche piovigine in più al centro e al nord, ma insomma la situazione è tranquilla. Soprattutto questa situazione un po' più stabile porterà... un bel weekend. Udite, aspetta, il weekend è lontano. L'aumento delle temperature. Va bene, tu lavora sul weekend. Grazie. Posso Paolo mandare i miei saluti al professor Cassese? Sempre, ha visto Cassese. Lui quando vede Cassese ha gli occhi a forma di cuore. Cassese, mi devo preoccupare? Grazie, dottor Corona. Ti assomigliano pure, mi sa. Ricambio. Allora, io tornerei per un momento dal professore, rimanga con noi perché le faccio sentire una testimonianza molto interessante. Abbiamo conosciuto un imprenditore edile, l'abbiamo chiamato Mimmo, parla con noi ma parla a viso coperto, ci ha raccontato come funziona il meccanismo, che è un meccanismo che fa acqua da tutte le parti onestamente, quindi chi vuole può speculare. Ma c'è un'altra cosa che ci avevi detto, che volevo che mi spiegassi per bene, Mimmo. Ci hai detto che in queste cessioni che mi hai detto possono essere infinite, possono diventare X, perché esatto, nessuno ti ferma, e quindi poi chi va in banca a riscuotere, cioè a fare la cessione finale, esatto, a monetizzare il credito, a farsi dare il denaro, e non ha nulla a che fare con la prima azienda che può aver fatto, non fatto i lavori, fatti con dei prezzi completamente gonfiati. Ma che succede? Tu hai detto che poi a un certo punto in questa vortice di cessioni, hai detto Mimmo, i soldi possono sparire. Che vuol dire che i soldi possono sparire, scusa? Beh, i soldi possono sparire, nel senso che chi ha creato la società ad hoc per frodare, diciamo, lo Stato, lo fa con un amministratore così, testa di legno, e quando ha ricevuto nullatenente, come al solito, la vecchietta di soldi, insomma, un nullatenente, insomma, la vecchietta del coso, i soldi naturalmente non li può tenere sui conti in Italia, ma li fa sparire naturalmente all'estero. Questo è il senso, insomma. Non ho parole. Diverso, diciamo, da... Sì. Certamente, insomma, questo, diciamo, è veramente deleterio, insomma, ed è stato anche deleterio per tutto il settore, perché noi abbiamo esagerato un po' con i prezzi, ecco, se vogliamo dire, ma chi realmente ha frodato, diciamo. E dice, c'è gente che Stato, si è inventata imprese inesistenti, prestanomi, bene o male, dice lei, noi abbiamo esagerato, certo, abbiamo gonfiato certo i prezzi, ma il settore ormai è infiltrato da una quantità di finte. Abbiamo esagerato. Tra l'altro, una stessa persona poteva cedere lo stesso credito più sì volte. C'è stata una persona di cittadinanza, chiaramente estera, non per chiaramente screditare chi non è la cittadinanza, però persone nullatenenti che avevano ceduto più crediti più volte, addirittura 30-40 volte. Allora, lo devo stesso sentire credito. Gasparri, prego. Scusi, pronto? Gasparri, eccomi. Pronto? Eccomi, sì. Sì, ero qui dalle 12.30, buongiorno, sono le... Sono Mirta, Gasparri. Saluto, no. Quindi la saluto volentieri, buongiorno.
mi faccia la domanda, perché che cosa devo dire? No, voglio che faccia un commento, nel senso che ci hanno spiegato che è un meccanismo, al di là della, come dire, della disonestà personale, che certamente c'è, per carità di Dio, però è un meccanismo che di fatto invita alla truffa, no? la regala, direi, tra virgolette. Non sai dove è l'immobile, non sai se è centrale o periferico, non sai chi ha fatto il cantiere, nessuno controlla se il cantiere esiste o no, c'è il credito a go-go, i soldi possono finire all'estero, cioè, mi sembra una follia. Allora, noi nei giorni scorsi un giornale ha quantificato i costi di alcune scelte di governo fatte soprattutto per la presenza dei grillini. Questa norma, come è stato detto da tutti, è giusta, perché la ripresa del PIL in buona parte sarà dovuta anche al rilancio dell'edilizia, ai cantieri che si sono aperti, però purtroppo questa, come altre norme fatte soprattutto dai ministri 5 Stelle, è piena di difetti e di superficialità. La norma risale a una fase appunto in cui non c'eravamo noi al governo. Il principio è un principio che noi difendiamo, però la tecnicalità della norma è stata veramente scadente, e quindi evidentemente i ministri e gli uffici che con loro collaboravano, con questa facilità che voi avete illustrato di cessione del credito, ma addirittura non c'è solo la cessione di crediti più volte che ha facilitato poi una panna montata, ci sono state addirittura iniziative non esistenti, non controllate. Io ho avuto modo anche di parlarne con Draghi nei giorni scorsi, perché la posizione di Forza Italia è chiara: difendiamo il principio, ma accettiamo assolutamente dei meccanismi di controllo. Lei pensi che le Poste, che sono una delle società più grandi d'Italia, hanno incamerato 4 miliardi e mezzo di questi crediti, e speriamo che poi siano solidi, perché altrimenti anche un gruppo grosso come le Poste potrebbe avere delle ripercussioni sui suoi bilanci, se solo una parte di questi 4 miliardi e mezzo, un quarto, fossero diciamo fittizi. Noi abbiamo un problema antico dell'uso delle risorse pubbliche, ci sono comuni dissestati, pensi alla città di Napoli, 5 miliardi di default, adesso il governo deve intervenire, la questione del bonus edilizia, che è un principio sano, che sta generando decine di miliardi di buchi, e le testimonianze che avete raccolto ci fanno capire che è giusto intervenire urgentemente, perché bloccare non si può, perché metteremmo nei guai la persona per bene. Ci sono cantieri aperti che resterebbero in mezzo a una strada. Certo, bravo, anche tempo, perché Gaspari, da quello che ci ha spiegato Timpone, non c'è bisogno di far guardare religione, basterebbe, certo, mettere nero su bianco delle cose di buon senso, cioè la cosa di provenienza, certo, come si l'atto chiama? Di provenienza. L'atto di provenienza, non è che ci vuole uno scienziato. Oppure l'indicazione dell'apertura di una tracciabilità di queste pratiche. E la Guardia di Finanza ha accertato in tanti contesti, difatti, delle dimensioni gravi di queste truffe. Quindi si vuole una tracciabilità, meno possibilità di trasmettere all'infinito questi crediti, e poi qualche controllo anche campione. Perché ripeto, il rilancio dell'edilizia è importante, ma adesso noi abbiamo una serie di problemi: i costi delle materie prime, i ponteggi che non si riescono a fare, le operazioni inventate. Rischiamo di avere un boomerang. Perché? Perché la approssimazione al governo, e questa è la morale che io trago, l'Italia la sta pagando. Allora, lo so che arrivò là a Mirta, però i 5 Stelle sono stati la pagina più oscura della vita democratica italiana, e anche quando hanno affrontato capitoli positivi hanno lasciato una scia di disastri. Perché pure aiutare i poveri è giusto. No, chiedevo se c'era Garabetta, ma ne sono consapevole. Se no dovrò fare l'avvocato difensore. Io hanno preso una barca di voti. Lo faccia. Hanno preso una barca di voti che hanno utilizzato male, perché la gente esasperata ha votato le persone sbagliate. In democrazia bisogna prenderne atto, però i cittadini riflettano, non ci si affida al primo che capita, perché poi si generano i comuni con 5 miliardi di voragine, allora, i debiti si non c'è dubbio. Accumulano. Allora, quindi, io penso che dovete rapidamente cambiare la norma. So che sia Klaus che Alan vogliono parlare, ma devo arrivare al professor Cassese, perché devo sentire un giudizio complessivo su questo paese. Perché qual è la situazione, professor Cassese? Buongiorno, ben trovata. Grazie davvero di essere con noi. Che sembra quasi che l'Italia è il paese che, se devi dare i soldi allo Stato, diventi un evasore, se devi averli dallo Stato diventi un truffatore. Cioè, come se non ci fosse un destino normale, no? una via sì, appunto, la normalità in cui oggi mi stava raccontando Timpone, sì, professore, per esempio, che lui qua c'ha una pratica che è stata bloccata, perché naturalmente appena cominciano a vedere che i buoi sono scappati dalle stalle, certo, un signore che ha fatto un vero lavoro, gli hanno bloccato la pratica dall'Agenzia delle Entrate. Dopodiché invece mi ha raccontato che in passato in 15 giorni tu andavi alle Poste e l'Agenzia delle Entrate in 15 giorni sbloccava la pratica, sì, e ti dava i soldi. Ora non so voi, ma a me è capitato una volta nella vita di avere un credito fiscale. 10 anni ci ho messo per i soldi dell'Agenzia delle Entrate, cioè non so come dire, è tutto
tutto completamente fuori misura, professor Cassese. Con interessi zero, quasi zero, eh? Interessi di ritardo quasi zero quando devono dare. Bravissimo, loro. Interessi quasi zero. Professor Cassese. Ma guardi, lei c'ha presente quando ci sono dei malati e i medici dicono che ci sono delle concause. Qui ci sono tante ragioni che spiegano tutto questo. Ha ragione Gasparri quando dice innanzitutto che vi sono norme scritte nel modo sbagliato. Un grande poeta argentino, Borges, tanto conosciuto in Italia, scrisse una volta che lui auspicava un severo minimo di governo. Va bene. Se le norme sono alcune volte assenti, altre volte eccessivamente pesanti e altre volte contraddittorie, è chiaro che poi i cittadini e le amministrazioni si trovano a gestire delle norme sbagliate. Poi c'è un secondo elemento però, che è quello delle amministrazioni. Nelle amministrazioni a loro volta ci sono due cause. Una è l'inerzia delle amministrazioni e l'altra invece è la fuga dei tecnici dalle amministrazioni, perché alla base di quello che voi state lamentando c'è sostanzialmente l'assenza di tecnici nell'amministrazione i quali facciano il loro dovere nel senso di controllare l'effettiva esecuzione delle opere e poi controllare la procedura per il finanziamento. Quindi lei mi sta dicendo, professore, che tolti i farabutti, poi c'è un tema proprio di norme e controlli. Il problema non sono gli italiani, se le norme sono fatte male, i controlli sono inesistenti, l'occasione, diciamo, fa l'uomo quantomeno, cioè come ha detto quel signore prima, Mimmo, ha detto no, cioè, e i prezzi li abbiamo gonfiati, perché lo potevamo fare, io facevo finta che la facciata era al centro storico col palazzo d'epoca, la facevo in periferia, guadagnavo un sacco di soldi così, dentro la legge. Certo, ma il problema è che alcune volte l'amministrazione potrebbe operare dentro la legge, la questione è che non va a controllare e per controllare ci vogliono dei tecnici, non è che ci si può mandare un laureato in giurisprudenza, bisogna che ci vada qualcuno che sappia quanto costa costruire, mettere un'impalcatura, quanto costa rifare la facciata di un palazzo e così via. Senta, professore, i tecnici possono valutare questo. C'è Clausco di una cosa, poi torno da lei perché la cosa che ha detto De Magistris merita una riflessione, no? Arrivano i soldi del PNRR, vabbè, ho capito, mi tremo le vene ai polsi. Vabbè. Klaus, che volevi dire? Tre cose flash. Uno, non è che scopriamo adesso che in Italia abbiamo le associazioni mafiose o le associazioni delinquenziali. Quindi nel fare la legge c'è un modello, non so se abbia funzionato, ma sembra che abbia funzionato, il modello Expo. Hanno coinvolto i magistrati, hanno coinvolto l'anticorruzione, hanno definito gli appalti e l'Expo si è bene o male si è fatta. Ci sono state indagini ma finite archiviate. Applichiamo i modelli che funzionano, dici, ok. Che funziona? C'è stata all'Expo, scusa, certo. Ci sono state le indagini della dottoressa Michael Bucassini, che ho poco tempo. Giustamente che ha controllato, però poi alla fine l'Expo. Seconda cosa e chiudo, non scopriamo adesso che c'è la mafia, però dico anche agli amministratori o ex amministratori, voi non fate testimonianza De Magistris, lei ha amministrato per 8 anni Napoli che purtroppo finisce su tutti i giornali tutti i giorni per le sparatorie tra i clan, cioè non mi sembra che sia proprio esattamente un modello di funzionalità, cioè secondo me al netto della città di Napoli che è la più bella città del mondo, ma ho capito cosa vuoi dire, forse un flash vuole rispondere De Magistris. De Magistris, prendi un flash, sia buono. Beh, in un flash, diciamo, quello che dice Klaus Davi non c'entra nulla, perché potrei rispondere che in questi 10 anni Napoli è prima in Italia per crescita turistico-culturale, la cultura è il primo antidoto contro la criminalità. E sono invece esterrefatto del fatto questo che sento dire che si fanno leggi da parte di un governo che si definisce dei migliori che sono fatte male. Se a questo uniamo il caro bollette, allora perdonatemi, siamo inguaiati, quindi vediamo chi utilizzerà sto denaro pubblico. Devo correre in pubblicità perché sono un po' in ritardo, mi scuso, siamo tanti, vi chiedo un po' di venia. Professor Cassese, torno subito perché mi deve dire questa roba, come vede l'arrivo dei fondi del PNRR che tutti aspettiamo come una manna, non vorrei che diventassero la truffa ancora più grande, come ha detto Franco, la più grande della storia della Repubblica. Speriamo bene, torniamo subito.
Cassese, con la consueta chiarezza, ha detto che mancano i controllori. Sul PNRR chi controllerà? C'è l'organo indicato dalle norme specifiche, quelle del Piano Nazionale di Ripresa, e la Ragioneria Generale dello Stato, che ha una ramificazione locale e quindi ha tutte le strutture per farlo. Lo facciano e lo facciano rapidamente. Tra l'altro, uno dei primi organi che ha beneficiato dei finanziamenti del PNRR è proprio la Ragioneria Generale dello Stato, che ha aumentato i suoi organici grazie al piano. Lo facciano. Allora, dobbiamo tornare su questo tema, mi scuso anche con Alla, eravamo tanti, torniamo presto, vi sento tutti. Professor Cassese, quando torna presto, dobbiamo di nuovo parlare del passato di verdura, perché non si parla d'altro ormai in Italia. Quando lei mi ha detto questa cosa del passato di verdura, vedo che ci sono editoriali che si aprono col passato di verdura, quindi ne riparliamo io e lei. Benissimo, anche delle patate bollite. Dobbiamo anche parlare della consulta. Comunque facciamo così, professore, ci vediamo nei prossimi giorni. Ho parecchie cose da chiederle. Grazie a tutti voi, grazie, grazie. Timpone.